cannabis. Grazie per essere venuti. Benvenuti a tutti quanti a quest'ultima sessione del laboratorio dal basso Reactive City. Reactive City è un laboratorio sui temi del riuso e della rigenerazione degli spazi dismessi, siano essi edifici, spazi pubblici o parti di città. Ed è un laboratorio finanziato dall'ARTI e dalla Regione Puglia, che ringraziamo, come dire, per averci dato questa possibilità di invitare ospiti così importanti, ed è organizzato da un gruppo di associazioni pugliesi che appunto si occupano di rigenerazione urbana. Le associazioni sono Pop-Up, Xscape, Garden Faber, con la collaborazione di esperimenti architettonici, Vuoti a rendere, Siamo tutti tufi e In Culture. In particolare quest'ultima sessione è stata organizzata dall'associazione Xscape, che io rappresento, e dall'associazione Garden Faber. Siamo chi siamo? Ci occupiamo di ricerca sui territori e la città contemporanei. Garden Faber si occupa di paesaggio e di community garden. Siamo entrambe due associazioni nate attraverso il bando di principi attivi nel 2009 e nel 2010, e diciamo in comune abbiamo un'idea di spazio pubblico, condividiamo un metodo di lavoro che è appunto quello che è espresso molto bene nel titolo di questa sessione, Projects for Communities, ovvero è possibile pensare al riuso, alla trasformazione della città, alla trasformazione dei luoghi in maniera sostenibile, dove la sostenibilità non è soltanto certamente la sostenibilità ambientale, ma è soprattutto una sostenibilità sociale, cioè in che modo possiamo progettare lo spazio urbano, riprogettare lo spazio urbano condividendo, diciamo, un percorso con gli abitanti e con le comunità appunto che abitano i luoghi. Abbiamo il laboratorio è organizzato in questo modo. Stamattina c'è una lezione del nostro primo ospite, che è José Luis Vallejo, dello studio madrilegno Ecosistema Urbano. Oggi pomeriggio partirà la sessione laboratoriale. Domani ci sarà l'attività in mattinata, sarà presso la manifattura Tabacchi, che è il sito, diciamo, che abbiamo scelto per una sorta di esercitazione. Nel pomeriggio, tra le 15 e le 17, ci sarà la seconda lezione di Martin Reincano dello studio Topotec 1 di Berlino. E dalle 5 alle 20 domani continueranno le attività pratiche. Cosa vi devo dire? Abbiamo invitato due architetti, José Luis Vallejo e Martin Reincano, e questo mi sembra importante sottolinearlo, perché la trasformazione dei luoghi, il progetto della città è prima di tutto progetto dello spazio, ed è appunto questo tema che vogliamo indagare e approfondire. Faccio una brevissima presentazione di José Luis Vallejo, che ringrazio per essere venuto direttamente da Boston. Infatti lui è visiting professor all'Università di Harvard, quindi ha fatto un viaggio lunghissimo per essere qui con noi. Vi dico, diciamo, giusto due cose, poi penso che lui con la sua lezione, diciamo, si presenterà da solo. Lo studio Ecosistema Urbano è uno studio multidisciplinare, quindi dove lavorano insieme, fianco a fianco, architetti, ingegneri e sociologi, e si occupa di urban social design, ovvero strategie per coniugare il design dello spazio e dinamiche sociali al fine di migliorare appunto le relazioni esistenti fra gli abitanti e l'ambiente. Spero di non aver dimenticato niente e lascerei la parola a José Luis Vallejo. Grazie ancora.
So, this is my, okay. Hello. Ciao a tutti. Yes. Well, this is this is quite simple word. Okay. Well, thank you for the invitation. I'm very happy to be here in Bari. I'm familiar also with Italian because I traveled quite often to Italy in the last years. Vi ringrazio per l'invito. È bellissimo poter essere qui a Bari. L'Italia comunque mi è familiare perché negli ultimi anni sono venuto piuttosto spesso. And well, also it's like the layout of the room is not very interactive. It's kind of very like unidirectional. But I would say like feel free to stop because since we have kind of a long time to talk, it would be very nice if we could have kind of more at certain moments more kind of a dialogue than only like a conference or something like that. È vero che qui adesso stamattina siamo per presentarvi insomma tutta la sessione nell'insieme, però vorrei che fosse il più interattivo possibile, quindi se avete delle domande, volete interrompere in certi momenti, vi prego di sentirvi libero di farlo, così le tre ore insomma passeranno un pochino più interattive per tutti. Yes, so please don't be shy, and you can stop and raise your hand and ask for something you find you are interested in developing a bit beyond. Quindi non siate timidi, se avete una domanda, volete intervenire, alzate tranquillamente la mano e così partecipiamo un po' tutti. And hopefully we can have like more interactive relation with like in the afternoon through this workshop in which we are gonna debate and discuss around this tobacco factory. E poi certamente nel pomeriggio sarà più interattiva la cosa, avremo modo di conoscerci meglio con nell'occasione del workshop. Okay, so now I'm gonna talk. I will try to make some introductions to bread. It's gonna be kind of very practical approach because it's gonna be like an approach, let's say, from practice. But creating also some of a theoretical framework or just some conclusions or reflections about the connection with the city. And chiaramente vogliamo cercare di rendere la cosa più pratica possibile, quindi ci sarà, cercherò di presentarvi l'aspetto più pratico con delle basi ovviamente teoriche e lavorando appunto su quell'interazione con quella che abbiamo con la città. But this is also how we operate in the cities, like we always act and then think about what we did, is and also having the reactions from the city and from the citizens. So there are moments in which we are asked for an article or something like that, and we reflect about what we have done, and sometimes we create methodologies or theories about it, but it's kind of, from our point of view, is more healthy to first act and then reflect about it. Però in fondo questo è il nostro modo di agire, cerchiamo sempre di partire con i nostri progetti, poi di interagire con i cittadini, di vedere che cos'è che desiderano e quindi è questo che poi è la metodologia che vi presenterò oggi, quello di iniziare sostanzialmente la lavorazione per poi riflettere su come interagire con la popolazione. So let's try to find ways to connect our own let's say practical examples of our work in different environments in order to reflect a little bit about the situation with the tobacco factory and the city of Bari. And quindi voglio mostrarvi come lavoriamo praticamente in determinati ambienti, così poi domani sarà anche più utile, più pratico vedere come lavorare sul sito dove andremo. As in the introduction, Patrizia, no? Sì, was saying we are kind of we define, at least at this moment, I don't know in the future, because this is something that is changing all the time, and this is something I'm really interested in, that we do not create kind of, let's say, immobile manifesto. It's something that is right now is connected to our vision to the city. I did not get that part. Exactly. Yes. No, it's like talking about urban social design, that is right now what we are, let's say, is the reflection with or the sentence which is kind of wrapping up all our work, urban social design.
So I was saying that this is not something which is static, it's something in which is evolving. So right now this is our point of view about our relation with the, okay. with the city. Quindi per quanto riguarda appunto il nostro settore, quello dell'urban social design, bisogna dire che comunque è un settore in continua evoluzione. Quindi al momento vi presento come lavoriamo, però bisogna tenere in considerazione che nel tempo le cose cambiano. And because this is also that is kind of an obsession, is this connection between our work and the city and the real, I would say, like the real environment of the city, the real citizens, because usually our discipline, I'm architect specialized in urban design. Io nello specifico sono un architetto specializzato nell'urban design. And usually what happens is that the discipline of architecture and urban studies is, I would say, like at this moment is completely apart from the real society, from the real life of the city. E devo dire che combinare insieme l'aspetto architettonico insieme a quello urbanistico al momento è piuttosto complesso, perché si vive in maniera un po' distaccata da quella che è la realtà cittadina. So one of our obsessions is this connection with the real people and the real society. E quindi la sfida principale è quella di interagire direttamente con le persone e con la realtà sociale. So that's why this kind of idea of the urban social design that Patricia already talked about, it is like this connection of how to enhance people to be more connected with their urban environment. E quindi, come ha sottolineato Patrizia, questo aspetto del nostro urban social design è quello proprio di incoraggiare le persone a interagire di più con il proprio ambiente. Ok, so this is an image of a lively city. And this is also, I was saying, like, since we feel like the discipline of architecture and urban design is so disconnected from reality, because it's only focused on, I would say, like the physical environment, the infrastructures, the geometry of buildings. E poiché questo sia l'aspetto dell'architettura con l'urban design, come vi ho detto, abbiamo questa sensazione che ci sia questo distacco tra le due, tra i due elementi. C'è questa dipende molto dalle linee, dalla situazione reale all'interno della città. Qui vi mostro appunto una scena di una situazione molto vivida, no? Le persone in movimento all'interno della città. Mm-hmm. So we are kind of also like, I'm going to talk a lot about our obsessions. It's like we are obsessed with this idea of being connected with the two first meters. It's like we are not interested in aerial point of view, like what always happened to urban designs is like look at the city through the aerial plan. You're not interested. No. Quindi non siamo ovviamente interessati a osservare la città da un punto di vista aereo. So we are more interested in exploring these two first meters of reality where all the social fluxes happen. Ma siamo interessati a vedere più l'aspetto reale dove c'è questa interazione sociale. Yes, and I also can talk, this is also connected with my own, I would say, like journey through my education and then like how we started our professional careers. E chiaramente questo anche incide molto chiaramente la mia esperienza personale, la mia istruzione di come abbiamo iniziato un po' tutti insieme nelle nostre carriere. And how I was educated in the 90s. In the core of the discipline, like this idea of looking at the city only from this kind of very, from my point of view, very very short perspective, very very small kind of vision. Io ho fatto i miei studi fondamentalmente negli anni 90, un periodo in cui il modo di vedere anche questa disciplina era in maniera piuttosto ristretta, non c'era una veduta ampia. And that's my opinion, and still our disciplines like who are shaping the let's say the future architects and the future urban designers are still exactly the same, so it's completely frozen in time, even if in the last 10 to 15 years the society has completely changed. E dal mio punto di vista, anche se in questi 10-15 anni la società ovviamente è cambiata drasticamente, gli aspetti invece della nostra disciplina, l'architettura e l'urban design, sono rimasti fondamentalmente gli stessi, quasi congelati.
So also one of our obsession is to break this bubble of the discipline and to be more connected to where really interesting things are happening, which is also that's why I use this image in order to see that for us maybe it's much more interesting this idea of the Twitter maps in confrontation to Google Maps. It's like this, like how to be able to approach the social fluxes instead of approaching the static urban environment of buildings. E quindi credo che la sfida appunto in questo senso è riuscire a rompere questo stato un po' di congelamento che abbiamo nella nostra disciplina, e qui vi sto facendo vedere appunto queste immagini di come può essere interessante utilizzare i Twitter Maps di contro ai Google Maps. Okay, and also talking about one of the three main elements we are interested in and usually we work with is this idea of technology, environment and social. Quindi siamo interessati ovviamente a usare l'ambiente della tecnologia, l'ambiente e il sociale. And I will be presenting some of our projects connected to the different categories. E voglio mostrarvi quindi i nostri vari progetti combinati alle varie categorie. So if we start with the first categories, like this idea of transforming the existing, something in which we are absolutely interested in, and something we really feel is something we have to reflect as actors operating in the urban environment, which is the working with the existing. E uno delle la prima categoria che voglio presentarvi, che per noi è fondamentale, è quello di lavorare sulla trasformazione di ciò che esiste. So this is one of the our main project in the past years, which is the Eco Boulevard in Madrid, Spain, and I'm going to talk about this is a map of the metropolitan area of Madrid, which is 6 million people. E qui vedete una mappa dell'area di Madrid dove sono interessati circa 6 milioni di persone. È un progetto su cui abbiamo lavorato qualche anno fa. Which is the third bigger metropoli in the European Union. E sapete questa Madrid insomma è una delle è la terza metropoli più grande nell'Unione Europea. Sorry. Okay, so also I'm going to talk about, you know, obviously from the newspapers that Spain is not in a very good condition, talking in the economic terms. Saprete ovviamente dai giornali che la Spagna non gode di ottime condizioni in questo momento, parlo ovviamente dal punto di vista economico. But also you know also something from also the economic environment in, I would say, like the south part of Europe. Ma siete consapevoli in quanto lo vivete anche qui, no? Tutta un po' il sud Europa è coinvolto in questa situazione. So I'm going to talk about some issues that had happened in the last years in Madrid connected this moment of financial crisis, but before I'm going to talk specifically about this part of the surroundings of Madrid. In this map, all the yellow areas where this is like when everything was supposed to be, I mean, we were surfing the bubble of the financial, before the financial crisis, we thought we were very happy because we even were thinking that we were approaching economically to Germany or something like that, because it was like the economic machine was working, but mainly supported by real estate, and it was kind of a bubble, economic bubble connected to construction and building the urban environment in a very fast and inefficient way. Quello che vedete qui, ripeto, questa mappa che vedete si riferisce a qualche anno fa quando abbiamo lavorato sul progetto, che era un periodo in cui vivevamo ancora in questa bolla economica in cui si pensava che le cose andassero tutto sommato abbastanza bene, soprattutto nel settore immobiliare, pensavamo di essere anche molto in linea con la Germania e con l'economia tedesca in quel periodo, e quindi questo rappresenta un po' l'illusione di quell'epoca che le cose potevano effettivamente andare per il meglio. So all the yellow areas are urban developments that were being planned in very fast, in around 10 years, from the late 90s to the early years of the 21st century.
E quindi c'è stato questo grande sviluppo urbanistico, devo dire, appunto, dalla fine del 90, fine primi del 2000. Yeah, and in order to imagine for all of you the scale of this development, this huge development, like the red spot is a new development for 26,000 citizens, sorry, housing units and 90,000 citizens. Quindi l'immagine che vedete in rosso, per esempio, era un progetto sviluppato per 26.000 case, abitazioni, per un numero insomma importante di abitanti. I mean, this is only to give you a very like first idea about the magnitude of this industry of real estate in Spain during those years. So Spain was, as you can see, in the first, occupying the land. Quindi questo è solo per darvi un'idea appunto di quegli anni di come il settore immobiliare era in crescita. Quindi vedete che la Spagna era al primo posto. Between 2000 and 2006. Quindi dal 2000 al 2006. And also with this diagram, we can see also like the scale of this magnitude, how we can with less one, I mean, if we compare the amount of housing units built during these years by Germany and France and by Spain, just imagine that if we put together the amount of Germany and France, we are 1/3 of the population if we put together these two countries, but we were building twice the amount of housing units that they were. Per cui vedendo questo diagramma, se mettiamo insieme le unità abitative costruite da Germania, Francia e Spagna, si vede che si stavano costruendo il doppio delle unità abitative di quanto era il numero della popolazione. Yes, but I said that we are 1/3 of the population. Un terzo della popolazione. So this is just to say that we didn't really had the need of this amount of city we were building. It was a matter of the economy creating artificially part of new parts of the city. Quindi in realtà non avevamo bisogno di tutte queste unità abitative, era veramente più una questione del boom economico e del fatto di creare zone cittadine che non erano poi fondamentalmente necessarie in quel momento. But I would say like the profit was done by private investors, but all the facilities, like all the roads, all the, in order for you to open the tap water, you have to have like electricity, you have to have heating, all these infrastructures and also public transportation were paid with public taxes. E chiaramente c'era un gran numero di investitori privati coinvolti nel progetto, però per quanto riguardava poi tutte le altre infrastrutture, era finanziato pubblicamente. And also, I mean, these are the numbers, but this is how we were approaching directly, how we were transforming the edges of the city in Madrid. Ed ecco come stavamo trasformando proprio l'aspetto ambientale di Madrid. So from the limit of the countryside, in very fast way, we were building huge amount of infrastructures. This huge amount of very dull development. E quindi in brevissimo tempo, ecco, vedete come è cambiato il paesaggio. Yes, but only operating with, from this aerial point of view, like this is this red spot you saw before, this development for 25,000 housing units, 90,000 citizens in the south east of Madrid, and this is one of the main highways. E quindi questa immagine che vedete qui è una visione aerea della immagine che vi ho mostrato precedentemente, di quella immagine rossa, no, per le 25.000 unità abitative. Qui vedete l'autostrada che corre al confine. But a very fast development without taking any attention to topography, to orientation, to any important issue which really creates kind of a city. Yes, you can see here is like this square buildings place all over as a very fast food carpet. Però ciò che è accaduto è che la costruzione è avvenuta in maniera così rapida, così drasticamente rapida, che non si sono tenute in considerazione i classici
topografie che andavano tenute in considerazione. Il clima o tutti i fattori che potevano influire sulla costruzione. And also it's like this is the kind of the urban environment that this layout, that this aerial map was building. It's like these square buildings, only housing without any other, it's like monofunctional constructions. E quindi si sono create queste strutture abitative senza altre costruzioni che portassero altre funzionalità, e quindi erano solo dimore, abitazioni. And you can imagine how the public space can be here. It's like the main roads, it's like more roads than streets. And it was supposed like public spaces were in the inner courtyards of this building, but in reality that those are privatized urban spaces. Quindi vedete qui queste stradine come si intersecavano, e allo stesso tempo questi cortili interni poi erano semplicemente dei luoghi privati all'interno delle strutture quadrate. So from this project we started to look like more intensely from the buildings to the outside. It's like, and right now we are much more, because of this project and others I will show, we are much more interested in what happens outside the buildings than what happens inside. E quindi questo porta ad essere molto più interessati a ciò che succede fuori dall'edificio anziché verso l'interno, così come è strutturato. This is approaching one of the parts of these urban developments, and this is like a boulevard, an access of around half a kilometer long by 50 meters wide. E qui vedete un boulevard praticamente. How long was it? Half a kilometer. Mezzo chilometro. Per 50 meters. Per 50 wide. Metri di ampiezza. Okay, so exactly the same municipality of Madrid that was allowing all this kind of and was planning this. This fast development also is always more interesting things are always made by a specific person within those gigantic bureaucratic organizations. E in questo caso era il comune stesso che ha dato tutte le approvazioni perché si procedesse in questa maniera. Yes, but at the same time there is an office within the municipality that was promoting a competition between young architects in Madrid to develop like a new vision for the public space of one of these access, this boulevard. Ma allo stesso tempo all'interno del comune c'era un ufficio addetto a concorsi per architetti per poter presentare i propri progetti per questo boulevard. So we entered this competition because it for us was kind of a way to start to test our ideas about the public space. And a public space that really interested us is this public space in Morocco, in Marrakech, Gemal Fna Square. Quindi abbiamo partecipato a questa gara perché eravamo interessati appunto a iniziare a metterci un po' in gioco per quanto riguarda la progettazione all'interno degli spazi pubblici. Qui vedete uno spazio pubblico in Marocco, precisamente. Gemal Fna Square. It's like Gemal Fna. È la piazza. Yes, like the main lab. Di Marrakech. Marrakech, and it's an amazing urban environment. I mean, there are no any architects planning any furniture, any design. There is just a venue, a flat venue. E chiaramente qui non c'è progettazione a livello architettonico, è semplicemente una strada così but, libera. But it's a public space which is completely mutating all along the days, and it's a kind of the spectacle there is is kind of the vision of people acting and people reacting to each other. Ma è uno spazio che nell'arco della giornata cambia continuamente in base a come le persone interagiscono tra di loro. So this picture was taken from an upper cafe called Café Paris, in which all the tourists go there just to see as a spectacle, the spectacle of the social layer moving and acting. E questa foto in maniera particolare è stata scattata da un caffè dove vanno fondamentalmente i turisti, il Café de Paris, proprio per osservare le dinamiche del mercato. And the most amazing part is when it's getting dark, like all these people dressed in white, they start to appear and they start to install like a huge
kitchen in the street. E la cosa interessante è che man mano che la giornata volge al termine e quindi si è nel buio, la cosa interessante è notare come queste persone sono vestite di bianco e preparano la piazza come se fosse una grande cucina. But obviously we were also kind of interested in creating these conditions that are more typical at this moment of the day in which the heat is going down, but we wanted to have we wanted to reflect about urban environment in which we could also create human activity through creating the climatic comfort. Quindi volevamo anche tenere in considerazione l'aspetto climatico, quindi prendendo in considerazione che nell'arco della giornata la temperatura era comunque in calo, l'idea era di riuscire a ricreare questo comfort climatico in qualche maniera. So this is how this is the image we had about this climatic comfort, this public space underneath a big tree in which so many things can happen. We are not inside, we are outside, but we are, let's say, sheltered. E quindi vedete come questo comfort climatico in questo caso si crea con questo albero sotto al quale si può organizzare un po' di tutto e quindi si riesce a ricreare questo ambiente, questa interazione. Our research really we discovered that the most amazing and let's say sophisticated things are the most simple that are already around us, but maybe we don't look at them. Paying enough attention. E a volte pensiamo che le cose più interessanti sono quelle più sofisticate, invece non ci rendiamo conto che in realtà sono le cose più semplici, quelle che ci circondano, quelle che già troviamo nell'ambiente. So, trees are around us, and they are like absolutely sophisticated machines. Quindi consideriamo gli alberi, per esempio, no? Da cui siamo circondati, però possono essere anche considerati delle macchine piuttosto sofisticate. That can create different social functions, but they are even like perfect purifying machines. Che possono creare delle funzioni sociali differenti, ma sono anche delle macchine purificatrici, diciamo. So maybe the only thing we can tell about trees is like it takes time to grow. Quindi cosa possiamo dire degli alberi che ovviamente hanno bisogno di tempo per crescere? So that's why we thought that we wanted to create this activity and this climatic comfort from the very beginning. So that's why we thought of creating this kind of prosthesis of grown trees from the very beginning. E quindi visto che volevamo creare questo comfort climatico, si è pensato di utilizzare alberi già cresciuti fin dall'inizio. Yes, like artificial kind of artificial trees as prostheses in order to create this climatic comfort from the very beginning, but also thinking about this project in time. E quindi pensando, appunto, ripartendo da questi alberi, creando questo comfort climatico e considerando poi l'evoluzione del tempo. That maybe at the beginning they are creating this climatic comfort and they are the hot spot for social issues, but in I don't know, 20 or 15 years time they can even be dismantled because they are going to be exactly the opposite. E quindi pensando anche alla loro funzionalità nel tempo, pensando che forse nel momento in cui si parte con il progetto possono creare questo comfort climatico, però cercare di pensare avanti anche tra 15-20 anni a come possono essere poi tolti e riutilizzati in altra maniera. So that this is also one of our sessions is like how can we approach to, let's say, more open projects in which architects and designers are not giving like an instruction manual to tell people how they can use them and how it's also like trying to include a changing society. E quindi la sfida per noi architetti è anche non creare necessariamente un manuale delle istruzioni dove si dice alle persone come determinate cose vanno utilizzate, ma piuttosto riuscire a creare questa elasticità nell'utilizzo dei vari elementi. So this is an image of during the competition time. So we created this kind of three similar structure. This is an idea that is going to evolve through the development of the project and the construction. E quindi questo è il progetto che abbiamo presentato quando abbiamo partecipato al concorso.
And we did a very like also part of this research for was to discover this. I mean, as I said before, like many things are already done, and they are already very sophisticated. So, taking from history of Middle East architecture. Of what architecture? From Middle East architecture. Del Medio Oriente. Quindi, come vi dicevo prima, partendo dal presupposto che ci sono determinate cose che già esistono nell'ambiente, di come potevamo riutilizzarle, abbiamo anche inserito nel nostro progetto questi elementi provenienti appunto dall'architettura medio orientale. That are called the badgir, which are like a structure which grab like the wind, and they let's say canalize the wind through a humid chamber. At that moment, with the technology of the moment, it was like wet clothes. E questi sono tecnicamente chiamati dei bagdir, che praticamente fanno sì che il vento venga incanalato in queste strutture. And it goes through a chamber with wet clothes, and the air gets cooler, heavier, and goes down, climatizing by no consumption of energy. E quindi entra in un ambiente dove vi sono degli indumenti bagnati, mm-hmm. attraverso il quale poi passando per questa camera così adibita, poi riesce a ripassare deumidificata sostanzialmente. So in that very same way we try to emulate this functionality. E quindi nello stesso modo abbiamo cercato di emulare questa funzionalità. So we created kind of cooling towers in which on top of it there were like these wind catchers that were let's say canalizing also the hot humid hot dry air. E quindi abbiamo cercato di riprodurre questa stessa struttura mettendo in cima insomma a queste torri queste camere che fossero in grado di incanalare l'aria e quindi di riemetterla in maniera demodificata. And also talking about the climatic conditions of Madrid, we can have like during July and August we can reach 40 degrees with 40% of humidity. Quindi considerando anche la situazione climatica in Madrid, possiamo avere anche 40 gradi in estate tra luglio e agosto con il 40% di umidità. Which is like exactly the same of a desert climatic zone. Che the same climate. Esattamente la stessa situazione climatica nel Medio Oriente. So the climate in Madrid is absolutely dry, and that's why this kind of cooling through increasing the amount of humidity in the air is absolutely efficient. Ed ecco perché creare questa umidificazione dell'ambiente era una situazione che poteva essere assolutamente efficiente. Without a very small energy consumption or water consumption. Senza consumo di energia o di acqua, questa era la sfida che stavamo presentando. So the dryer gets in contact with water, like a cloud of water atomizers, like it's like a set of water atomizers. E quindi il vento venendo incanalato in questi cilindri poi incontra questo sistema di deumidificazione. Di vaporizzazione. Di vaporizzazione, no? Like, il contrario. And, the air gets cooler, heavier, goes down and climatizing the public space. E così underneath. L'aria si rinfresca per poi riuscire nell'ambiente pubblico. Oh, but also it was a reflection about this structure being as a, let's say, open structure for the citizens to decide how they can use it. Però c'era anche da considerare che queste sono strutture all'aperto, pubbliche, e quindi era interessante vedere che cosa pensava la gente, di come potevano utilizzarli. And this is something that we are going to see when we approach some images of this project built, how we were so surprised by people using, even if we thought about many different possibilities of use, we were completely surprised by people using it. Ed è stato effettivamente una grande sorpresa per noi vedere anche come, nonostante le tante proposte che noi potevamo, che abbiamo sottoposto alle persone, poi in realtà ce ne sono state altrettante di idee proposte direttamente dalla gente. So during the development of the project we realized that we should not approach this like three elements exactly the same, so we thought about using a main structure, and then depending on the technologies that we hang on it, is we
can create three different settings. E quindi abbiamo deciso di non creare tre strutture identiche, bensì di partire da una struttura base da cui poi sviluppare varie alternative per le altre. So we from this main common structure, steel structure, we created the one in the center which was called like more the climatic tree, which is more making like more efficient climatic cooling, but also the one here which is the playground tree, and this one which was called the mediatic tree. E quindi abbiamo creato questa prima struttura al centro, the climatic tree, l'albero climatico, questo è l'albero per bambini, il parco giochi, and this is the mediatic one. Mediatic. It's like kind of a big screen in the outside for just trying to put some of the programs we usually have in our living room, place them in the street. E quindi essendo mediatico si cercava di ricreare un aspetto più familiare. I mean, I'm gonna go kind of trying to be fast in order to show how these are all the elements which are elements taken from the industry of greenhouses in Spain, which is very developed in the south of Spain and is very, very, I would say, like very cheap, very efficient and also very easy to maintain. E quindi queste sono le strutture che potete vedere abbiamo utilizzato. Abbiamo preso spunto da strutture che vengono utilizzate nei vivai del sud della Spagna, che sono comunque degli elementi estremamente efficienti, appunto, ripeto, utilizzate nei vivai. Con la idea, with the idea that we do not have to hire a German engineer to maintain this. Con l'idea che non era necessario appunto assumere un ingegnere tedesco per poter mantenere le strutture. So we just need a plumber, an electrician and a gardener. Avevamo bisogno solo di un elettricista, di un idraulico e di un giardiniere. Okay, so these are images also, I mean, we did kind of the amount of energy we are producing is level with the amount of energy we are using for this. Yes, like we are leveling all the time the amount of energy we are producing with the amount of energy we are using. Of what energy? Like this is our solar panels. Sì. So we are producing the energy through the solar panels. Quindi stiamo producendo l'energia attraverso i pannelli solari. And we are leveling the consumption of all the like the devices we are using there. E quindi riuscendo a mantenere i consumi, a bilanciare i consumi con l'energia. Okay, yes. Fast approaches to the construction of this first. This project was done in two phases. In the first phase we built the climatic tree, and the second phase, because the municipality was not really trusting on us. Quindi abbiamo svolto il progetto in due fasi. Innanzitutto abbiamo creato l'albero climatico, visto che comunque il comune non si fidava tanto del progetto che stavamo realizzando, quindi l'abbiamo spezzettato in due fasi. This is a green wall which is just planted, so you cannot see it like develop like the plants enough developed. Questa è una parete praticamente che abbiamo alzato proprio per non vedere poi la struttura che si stava realizzando dietro. And also we did some tests with lighting, trying to avoid a lot of energy consumption. So in this case, still the LED technology was, this was 2004. So LED was still, I mean, under development, so we did some test with fiber optics. E quindi, e questo risale al 2004, abbiamo fatto dei tentativi con le fibre ottiche sostanzialmente in questo progetto. And also this is something important for us, which is this idea of sustainability linked to education. So the word sustainability is kind of misused, and now we don't really know what is sustainable and what is not. Visto che si voleva anche cercare di lavorare sul concetto di sostenibilità e dare una forma di istruzione in ciò che è la sostenibilità, abbiamo lavorato un po' anche su questo, dato che c'è questa idea di sostenibilità che è un po' confusa in realtà, non si sa bene che cosa sia. Yes, because we can even have like a four wheels drive which is sustainable, which is kind of crazy. What can you have? A four like these cars, four wheels drive. Quindi si possono avere anche, si parla di auto sostenibili. Eh?
And these big cars who make a huge consumption. Che però in realtà sono enormi, no? Auto che poi hanno il loro consumo e che tanto sostenibili non sono. But they are sustainable. They però are si green dice che sono auto verdi, che sono sostenibili, no? I mean, this is just one aspect which we are completely as architects and design, we are completely surrounded by green stuff. Fondamentalmente, se ci pensate bene, ci dicono che siamo circondati da roba verde, no? È tutto sostenibile. So we are also interested in, even if we think it's kind of part of the spectacle, I mean, it's kind of a fashion that, let's say, welcome to these kind of fashions. Beh, è vero che è un po' una moda, oggi come oggi, parlare di sostenibilità, però era qualcosa che bisognava tenere in considerazione. But we were really interested in thinking about sustainability connected to education, which we really feel is like the way in which is more, maybe, in such a blurred term as sustainability is the most efficient way to operate. E quindi eravamo più interessati a abbinare il concetto di sostenibilità ad un aspetto più legato all'istruzione, che era qualcosa che volevamo arrivare veramente in maniera più diretta. So I'm also using in this case, for example, this bench who was made of recycled plastic pieces, but in this case it's not important the amount of plastic we are recycled plastic we are using. It's like a way to show and a way to tell the citizens that this kind of usual acts that we make every single day in our house, which is recycling. E quindi, come vedete qui, abbiamo realizzato questa panchina praticamente in plastica riciclata, e il nostro concetto non era tanto di spiegare quanta plastica avessimo riutilizzato, ma era più per riuscire a dare questo concetto della fattibilità dell'utilizzare elementi riciclati. And also the pavement, which is made with recycled rubber from car tires. E anche il pavimento è riutilizzato, è fatto utilizzando la gomma delle ruote. Mm-hmm. Like at that moment in 2004 was a specific field of playgrounds, so we used it kind of, we tried to expand the use of this material. E nel 2004 si usava sostanzialmente in ambienti di parco giochi questo tipo di materiale, e quindi noi abbiamo voluto estenderlo all'utilizzo nostro più specifico. But as you can see here, this is the previous boulevard. E qui era la strada così come era prima. As you can see, it's not very much, there is not a deep thinking about pedestrian or people walking. Come vedete, non c'è stata una grande progettazione dietro l'idea che ci potevano essere marciapiedi, la possibilità per la gente di camminarvi. So from this aerial point of view that you saw before, this is like the two first meters experience for people. E quindi yes, we saw the aerial view. This is a picture of the real environment for people. Quindi prima vi avevo mostrato la foto dal punto di vista aereo, invece qui vedete quella che era la realtà che la gente viveva. And this is only half of the surface for cars. E questa è solo la metà della superficie che veniva utilizzata per le auto. So it's like two lanes for parking and two lanes for cars. I mean, quindi ci sono due corsie praticamente per i parcheggi e due per la viabilità. And it's symmetric. Ed è asimmetrico. So and in the center, in this part on your left is like the part which is given to pedestrians. E quella parte che vedete sulla sinistra è la parte dedicata ai pedestri. And you can see also how trees are grown and developed. E poi vedete anche gli alberi, no? Quanto sono cresciuti, quanto verde che c'è. So this was we talk about this project as kind of urban recycling project because we already have there an urban environment built with huge amount of asphalt and concrete. Quindi vedete come qui abbiamo un ambiente urbano pregno di cemento, quindi c'è questa necessità, come vi dicevo appunto, di pensare all'utilizzo di elementi di riciclaggio. So apart from this was part of the strategy of using the budget in this project, it's like concentrating the economic resources into three points with more strong use of the budget of the project. Quindi pensando al budget che avevamo a disposizione per il progetto, l'idea era di utilizzarlo in tre settori fondamentali.
which was this construction, artificial trees. Che era quello di costruire appunto questi alberi artificiali. But in the rest of the surface we did a reconfiguration project in which all the elements that were already there, we relocated them and we planted like more than 100 new trees. E poi abbiamo cercato di ripensare, di riprogettare quanto già c'era e abbiamo anche rilocalizzato gli alberi che erano lì sul posto. And also we relabeled the some of the pavement, so we placed like sand pavements on top of the asphalt. E quindi abbiamo rilivellato anche l'asfalto. With sand. Con sabbia. Well, and very fast some images of the construction already finished. Qui vedete delle immagini della costruzione. Also, this is an image to give you an idea of the scale, which is like 25 meters wide. It's a circle, 25 meters wide. And also here we could talk about the idea of geometry that we are working with. E quindi qui vedete anche un po' la geometria con cui abbiamo lavorato. Qui abbiamo la struttura che ha un'ampiezza di 25 metri. It's like a circle, 25 meters. Quindi è un cerchio di 25 metri di diametro. And the circle in this case is used because for thermodynamic purposes, it's like the biggest surface with the shortest perimeter. Quindi per questioni termodinamiche abbiamo usato il cerchio perché ci dà un perimetro inferiore. For a big surface. Per una superficie più ampia. So this is what we needed because what we have, since we are in an open space, we have to keep the climatic conditions, like the humidity of the air, as much time as possible. E siccome siamo in un ambiente esterno e dobbiamo riuscire a trattenere l'aspetto dell'umidità il più possibile. So this is also why we also work with the topographic movements in the ground floor. Ed è per questo che lavoriamo anche con i movimenti appunto topografici. Well, some other images of this, and this image is talking about this idea of relocating elements. Those benches were already there. We didn't really like them. It's the romantic style bench. Qui vedete come, parlando appunto del ricollocare gli elementi preesistenti, qui vedete queste panchine che insomma non tanto ci piacevano, diciamo che non erano propriamente romantiche queste panchine. And to make it worse, it's made with tropical wood. E ancora peggio, queste panchine erano fatte di legno tropicale. Yes, and we did a small research and the producers don't really know where the wood was coming from, so just imagine, like more benches in Madrid, less trees in the Amazonas. E in realtà quando abbiamo fatto una ricerca è venuto fuori che non, in realtà chi ha creato queste panchine non si rendeva conto di da dove fosse arrivato il legno e quindi ci siamo trovati con più panchine in Madrid e meno legno nell'Amazzonia. Also we can see here, so in this case we relocated the romantic benches in order to avoid cars to enter the space for pedestrians, and also this idea of releveling. These are the side concrete sidewalks that were already there, but this idea of relocating elements that were already existing there. E quindi appunto usando questo concetto di ricollocare elementi già preesistenti, abbiamo preso queste belle panchine romantiche, le abbiamo messe qui in modo tale di far sì che la zona non fosse accessibile alle auto. So in this case the most sustainable behavior was to relocate elements, not to design new elements, because even if they were not such efficient connected to the idea of sustainability, but in this case was much more sustainable to use them. E quindi in questo senso il concetto della sostenibilità è stata data dal fatto di riutilizzare elementi presenti sul posto invece di disegnarne di nuovi. So that's also why I always I don't really understand this kind of brands lead and all these kind of sustainable approaches from a hard scientific point of view. It's like just numbers. Ecco perché non capisco neanche questo aspetto della sostenibilità dal punto di vista quasi prettamente scientifico, tecnico, è solo una questione di numeri nel voler queste grandi marche voler presentare aspetti altri di sostenibilità. It's like the lead or any other this kind of
sustainable approaches only through numbers. It's like, okay, this. E quindi cercare di creare questa sostenibilità solo tramite i numeri. Allora facciamo questo. Allora, dunque, è sostenibile. Because the city and the movement of citizens is much more complex than just numbers. Perché la città, i movimenti all'interno della città, chiaramente è molto più complesso che non semplicemente numeri. Well, yes, some images of the second phase also, how we build the other two elements, like this one was like the playground tree. Qui vedete gli altri elementi che abbiamo progettato, quindi questo è l'albero del parco giochi. Before it was a crossroads, now it's kind of more space for pedestrians. Prima fondamentalmente era un incrocio, ecco, e poi invece abbiamo dato più spazio a... And also some tested we did with the light, artificial lighted systems and also like this the third one, which is the mediatic one, is the only one who has a roof. Questo è il terzo elemento, quello mediatico, ed è l'unico che abbiamo fornito di un tetto. Yeah, which is a very, 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 very light structure. It's a tensegrity structure made with wires. È una struttura estremamente leggera, fatta semplicemente con dei fili di ferro. Mm-hmm. And with two layers of textile in order to promote the ventilation. E con due strati di textile per promuovere la ventilazione. And also with a metaphor of the tree, like connected. This is a picture, a photomontage of a really historical castagno de Indias tree from the Retiro Park, the historical Retiro Park in Madrid. E questo è un fotomontaggio che abbiamo creato utilizzando un castagno yes, a very grown molto conosciuto, insomma, in un parco di Madrid. And this is the mediatic one. E questo è quindi quello mediatico. With appunto. This idea of the topographic movement, in this case, it's in the first case you see like it was like kind of a kind of topography, in this case it's a depression, trying to create this climatic comfort and to keep it for more. Quindi nel primo caso avete visto più l'aspetto topografico, invece qui vedete come si è cercato di mantenere questo movimento della topografia. Topografico. It's like a depression. E quindi più una depressione. And in this case this is not the Soviet Sputnik, is some test we did for the Bapo, like the, because the elements are more or less the same, like vaporized green walls, similar technologies placed in different parts of the structure. Anche qui abbiamo utilizzato, insomma, elementi simili all'interno della struttura, quindi l'idea di creare questa vaporizzazione. But in this case, these are some tests we did during the winter. That's how, that's where you can see the vaporized water, because it's not in the summer. As soon as it gets in contact with the air, it's disappearing. So you just hear the noise of vaporized water, and suddenly you feel the freshness of the air. Quella foto che vedete qui è qualcosa, l'abbiamo un test che abbiamo svolto in inverno, chiaramente, perché l'estate invece l'effetto vapore non si vede, si sente solo questa sensazione di freschezza sulla pelle. Okay, some other images, but this is the most interesting part from my point of view, which is when this parade was opened by the mayor in 2007. E questo è uno degli aspetti che amo particolarmente, quando appunto poi la struttura è stata inaugurata dal sindaco nel 2007. Yes, but I would say like the municipality was really scared because they didn't really know what was going to happen. Però devo dire che effettivamente il sindaco, insomma, il comune un po' tutto erano un po' preoccupati perché non avevano la più pallida idea di che cosa sarebbe successo. And also it was kind of tricky situation because suddenly the image of these structures became also it was like kind of an iconic image for a city without a face. So the citizens started to be proud of living there, even if it was in the, I would say, like the bottom of the city. E devo dire anche che è diventata quasi un'icona della città, in quanto i cittadini hanno iniziato ad essere quasi orgogliosi di vivere in questa parte della città con questa struttura che diventava un simbolo della loro area. Because it jumped into the, I would say, like crossed the boundary of specialized magazines, and it went into the newspapers, into television programs, and also it was
in the cover of the leaflet for the metro in Madrid. Quindi improvvisamente si è usciti dall'anonimato e quindi la zona ha iniziato a comparire sui telegiornali, sui giornali, addirittura su dei volantini che venivano distribuiti, insomma, nella metro, quindi finalmente erano conosciuti. But in the other side, and this is something we cannot control, is like suddenly the mayor was talking about a sustainable neighborhood. Però ecco un aspetto che non si può controllare, improvvisamente il sindaco stava parlando di un quartiere sostenibile. And it's not so sustainable as you have seen. E come avete visto non è poi così tanto sostenibile. Okay, so these are images. This is when I talked before about how we were impressed by people using it. So this is how during the summer it's like this idea of the topography is kind of becoming kind of an urban sofa. E quindi vedete come viene utilizzato poi dai cittadini in estate, soprattutto questo aspetto topografico ha fatto sì che diventasse quasi un divano, no, all'aperto. With these kind of hard guys singing rock singers. Poi c'è stata l'occasione anche di avere concerti rock. But also these delicate girls. Ma anche poi situazioni più delicate. With such tacky dresses. Vedete gli abiti. Così. And also. This is to show we always try to communicate our project in trying to go beyond the specialized media. So this was a test for an exhibition in which we wanted to tell the real citizens how we imagine that project could work. E questo è un video che abbiamo realizzato per cercare di spiegare anche ai cittadini come visualizzavamo il tutto, come immaginavamo che sarebbe stato il prodotto finale. Yes, and this is as I said, and this is something we are going to see right now with this video. Adesso vi mostro un video. Yes, wait. Okay. Yes, this is. Do we have sound? C'è il suono? Is it connected? Yes, it's connected. Tele 5. No, it's not. We do not have sound. Can we? Okay, well, this is like how some examples of how it was connected to the, let's say, real media. Ecco degli esempi come era collegato poi ai media, no? Just some short clips from different programs. Quindi brevi clip da vari programmi. But also it's like we were pretty happy because they were comparing the Prado Museum just presenting Madrid with an advertisement and the Royal Palace, and suddenly they used the image. Però siamo stati orgogliosi perché in questa clip dove promuovono Madrid mettono insieme il Palazzo Reale sostanzialmente con il nostro progetto, insomma. But also it has been chosen by these rappers, very hard guys talking very bad words. But they have chosen this project. E anche questi rapper praticamente hanno scelto il nostro progetto come location, nonostante ecco avessero anche un lessico piuttosto colorito. And also usually we research through YouTube, Vimeo, etc. And people is going there, recording and making weird photomontage and collage and weird videos. Talking about their own experiences in the place. E abbiamo visto anche facendo ricerche che la gente si reca in questi posti e poi carica i video su YouTube raccontando la loro esperienza a Madrid. Yes, and also like this kind of crazy person who uploaded this video, or this person who was there recording 24 hours in the place. E quindi il video che avete visto prima era semplicemente fatto da una persona che è stato lì sul posto e l'ha caricato su YouTube. Oppure questo che vedete è una persona che ha filmato il posto per 24 ore e poi l'ha caricato su YouTube. But we don't know these people. Ma non li conosciamo, non sappiamo chi l'abbia fatto.
just showing how the sun was moving and also, this is the last time that the snow that we had a snowfall in Madrid. That was kind of 3 years ago for one day. E quindi tre anni fa per un giorno abbiamo avuto la neve a Madrid. And we found this kind of video. E abbiamo trovato questo video of this couple enjoying the snowfall in the Cobulebar. Di questa coppia che si è divertita in questa giornata Can di we... neve. L'audio? I don't know why it's not. Can we Okay, and we also found this kind of weird picture that people was uploading to the net. It's like this guy is like devil is our lord, is my lord. E anche questo abbiamo trovato caricato su internet dove questo tizio ha scritto Satana è il mio signore. Or in this case that this graffiti which is saying we want more ludic trees, like more playground trees. Oppure questa scritta dove hanno comunicato che volevano più alberi ludici. Yes, or in this case that this is, as I told you, the municipality was kind of scared because they don't really know how to maintain this. And we are kind of interested in this idea of creating not urban environment that confuse the municipality, but urban environment that are not that cannot be classified in as a playground or as shelters or is something a mix, and also like public spaces that can be used by anyone. Quindi, come vi ho detto, il comune era un po' preoccupato effettivamente su come mantenere un po' il tutto, tutta la struttura. E noi anche il problema era non creare confusione di quello che era l'ambiente che si andava creando e di come poi non era né un parco giochi, né cioè che tipo di ambiente si è creato, quindi come interagire col comune in questo contesto. And also with the idea that playgrounds shouldn't be also for kids, in which parents are there standing and waiting for kids to play, so the playground should be places in which parents and kids could play together. E poi sono anche personalmente dell'avviso che il parco giochi non dovrebbe essere un posto dove solo i bambini si divertono e i genitori sono lì ad aspettare che i ragazzi abbiano finito le loro cose. Dovrebbe essere un posto dove anche i genitori possono interagire. So when we start to mix things like conventional rules, I start to not work. E quindi quando abbiamo iniziato a mescolare un po' le carte, a vedere un po' queste regole convenzionali, abbiamo visto che le cose non funzionavano. Non funzionavano with the, let's say, the rules that usually are used to design the public space. Non funzionavano fondamentalmente le regole quelle convenzionali, no? Che servono per ridisegnare lo spazio pubblico. So that's why the municipality didn't know what to do with this because they don't know what they really were, so they didn't know how to classify. E quindi era questo il problema, il comune non sapeva come classificare questo ambiente e non sapeva che cosa farne, come organizzarlo. But I would say that they were kind of creative. Però devo dire che sono stati piuttosto creativi. So they decided that these three structures were monuments. E quindi hanno deciso che queste tre strutture erano monumenti. So now it's classified between the monuments of Madrid. E quindi ora sono classificati proprio nella categoria di monumenti a Madrid. So with the same titles, the same names we gave in our office. So we were kind of happy and also kind of well we decided this here and now it's a monument in Madrid. E quindi potete immaginare in ufficio come eravamo orgogliosi del fatto che le nostre strutture sono categorizzate come monumenti a Madrid. Well, no, noi siamo orgogliosi ma but also kind of these are monuments. Ma sì, siamo orgogliosi ma siamo anche piuttosto no un po' scioccati, stupiti. Okay. Now we are going to see like through with another category. I don't know if you have any, if you want to talk about anything or, and also we can think about
when we have to make breaks in order to keep people alive. Allora, questa categoria ormai l'abbiamo terminata, stiamo per vedere la seconda. Se avete domande, volete intervenire, siete benvenuti per farlo, e comunque sarebbe forse il caso di anche capire se vogliamo fare una pausa prima di procedere. So, insomma, maybe we can see this project, this new category, and maybe we can make after a break. Vogliamo vedere questa categoria e poi fare una pausa? Because this next project is going to be quite connected to the Eco Boulevard project, because it's like the North American movies. It's like part two. Quindi, visto che questa categoria è un po' la seconda parte di quanto abbiamo già visto, direi, no, di procedere. So with this category we are reflecting also about this idea of designing responsive environments in which we, this is one of the, our also our obsession, is like creating let's say the conditions for comfort outdoors, no, because usually the public space is seen as the space for everyone, but finally for nobody. E quindi questa categoria vuole cercare di vedere come disegnare degli ambienti che rispondono in qualche modo, che reagiscono, perché c'è sempre questa idea di creare degli ambienti pubblici che però poi in realtà non corrispondono ai desideri e alle necessità, e non c'è questa corrispondenza. Ok, so this is the part two, R3. E quindi questa è la seconda parte di quanto abbiamo visto. But it was not made in Spain, it was made in China. Ma è stato realizzato non in Spagna, ma in Cina. In Shanghai. Shanghai. So Madrid entered a competition for cities for 2010 International Expo. Madrid. Madrid nel 2010 è entrata in competizione come città internazionale per l'Expo, per l'esibizione. So the Expo in Shanghai was the first Expo focused on cities, and the leitmotiv was better cities, better life. E quindi l'Expo in Shanghai era incentrato proprio sulle città. And so was the and the leitmotiv was better cities, better life. Better cities, better life. E yes. Il tema principale era città migliori, vite migliori. So there was a competition between cities to be able to build one pavilion run by a city, because usually it's only countries which are building pavilions. E quindi diciamo la sfida che si è creata era quella di le città erano in sfida tra di loro per creare i padiglioni, invece di avere una nazione contro nazione erano città in competizione sulla costruzione del padiglione migliore. So, but this is a metaphor of how we behave as designers and how we build cities. In a international expo with the leitmotiv better cities, better life, this is the kind of the quality of the public space. E questo è un po' insomma un po' ironico effettivamente, perché se si pensa a un expo dove il tema principale era città migliori, vita migliore, vedete un po' questo era praticamente lo spazio pubblico. Yes, stato and this invito. Is a metaphor also of how we make, we build cities. So this is maybe one of the most interesting, I would say, objects. E se si pensa che questa è un po' una metafora di come costruiamo anche le città, questo dà un po' l'idea di quello che si realizza. Yes, because this is kind of an object more than a pavilion. Perché questo è più un oggetto che non un padiglione. This is the UK pavilion, which was maybe the most beautiful pavilion. Questo è il padiglione inglese, che forse era anche il più bello in realtà. But this is the quality which is providing for the public space. Però questa è la qualità prodotta per lo spazio pubblico. So people and also is talking about the climatic conditions of the outdoor in Shanghai. E non sto parlando solo dell'aspetto climatico a Shanghai. So people was queuing outdoors for 4 hours, waiting for an experience indoor of 20 minutes. Però dovete pensare che la gente restava in fila per circa 4 ore in un ambiente climatico, insomma, quello che era a Shanghai, per un'esperienza poi all'interno di soli 2 minuti. So, as you can imagine, 20 minuti, quindi 4 ore in fila per un'esperienza di 20 minuti. So, as you can imagine, the comfort outdoors was very important, and also the conditions for citizens outside was very important, but was not taken into consideration. Quindi potete immaginare quanto era importante prendere in considerazione il comfort delle persone in fila all'esterno, e invece non è stato preso per niente in considerazione. And here we can talk about it. This is not prepared. We took that
that picture. Vi assicuro che non è stato organizzato, questa è una scena reale, di vita reale. Because there the climatic condition is exactly the opposite to Madrid. It's 80% of humidity with around 30 something degrees. Perché comunque la condizione climatica era proprio l'opposto di quello che abbiamo a Madrid, avevamo circa l'80% di umidità con il 30% di 80% di umidità. 30 gradi o yes, it's like from 80 to 90. Da 80 a 90% di umidità. So in that case was exactly the opposite. Quindi in questo caso era esattamente l'opposto di quello che viviamo a Madrid. So I remember first time I was in Shanghai that when the climatic comfort of the airport finished in the doors of the airport, suddenly you go outside and you have to start to know how to breathe there. Quindi io mi ricordo la mia prima esperienza a Shanghai quando sono uscito dall'aeroporto, quindi da un ambiente climatico comunque, no? Ben assestato, esci all'aperto e devi improvvisamente imparare nuovamente a respirare, perché l'ambiente è irrespirabile. But also is worse with how people behave with cooling systems. It's like you are not letting your body to get used to the comfort outdoors, because in the inner spaces of buildings, climatic conditions are like 40% of humidity with 20 degrees, and you go outside with 90% of humidity. So the experience outdoors is kind of crazy. E poi chiaramente il problema è come viene vissuto l'aspetto climatico internamente. Quindi le persone sono abituate a vivere i loro 20 gradi all'interno con un 40% di umidità. Però poi esci all'esterno e hai questo 80-90% di umidità con 40 gradi, chiaramente i due ambienti sono inconsistenti. And this is also a reflection about what are the materials of our discipline, because usually we are only used to work with things that we can see and we can touch, like wood or metal or but also, I mean, from our perspective, like climatic conditions, how we create atmospheres is much more maybe much more important and much more interesting than just working with concrete or with wood. E quindi questo è anche una sfida che devo dire ci troviamo a dover affrontare quando si pensa che normalmente siamo abituati a lavorare con materiali che si possono toccare, parliamo di, no, il legno anziché il cemento e quant'altro, però la sfida reale è iniziare a lavorare con ambienti climatici su cui non abbiamo poi potere di condizionare. So these are the work we did. Try to adapt the same principles of the Madrid project to Shanghai. Quindi cercando di adattare il progetto di in Madrid a Shanghai. So some real flow experiments to see how we can treat the air. E quindi there. Qui abbiamo svolto esperimenti reali, insomma, per vedere come potevamo trattare l'aria. And even if it looks like similar, it was like a big team of people working for around 1 year in order to make this second version of the air tree. E praticamente abbiamo avuto una squadra che ha lavorato su questo progetto per circa un anno nel tentativo appunto di riprodurre lo stesso progetto da portare a Shanghai. So this is like a kind of a living organism that with many different layers of textile which was also with sensor being connected to the climatic conditions, and depending on the humidity, the temperature, it was adopting one configuration of the or the other. Quindi abbiamo dovuto fare vari tentativi proprio per capire come organizzare il tutto in base alle varie situazioni climatiche che potevamo trovare. But also the technologies are very simple. It's like awning system, something that we already have in every single housing block. Anche se poi la tecnologia in sé per sé era piuttosto semplice, quella che ci ritroviamo anche nelle nostre abitazioni ordinarie. But also this was a reflection about how to, like, the competition also was thinking about the outdoor spaces of the. So this is the you can see there on your left the Madrid Pavilion, who was also kind of a replica of a social housing project by Alejandro Zaira, like an international Spanish architect, and we work with the space outdoor, with the public space of the Madrid Pavilion. Ma chiaramente bisognava tenere in considerazione anche l'aspetto dell'inserimento in un ambiente pubblico, riuscire a coordinare il tutto con gli spazi esterni, quindi abbiamo avuto un architetto
che insomma ha tenuto in considerazione l'ambiente in cui si andava a inserire poi il progetto. And we were trying to promote the idea of the Mediterranean way of life, in which is like the use and the enjoyment of using the public spaces and the social interaction, trying to promote conditions to create social interaction. E quindi volevamo promuovere un po' il concetto anche meridionale di vivere gli spazi e dell'interazione sociale. E quindi l'idea era proprio questa, di dare questa immagine di un ambiente più meridionale. And that's how we managed to create this kind of climatic condition through a big fan, 7 meters wide, a fan that was connected to a hydraulic system, and we can control it 2 meters, 2.5 meters up and down. Let's break it up. Quindi abbiamo creato un ventilatore di 7 metri, no? 7 metri di diametro, collegato, connected. To an hydraulic system. Ad un sistema idraulico. And we can lower or raise the fan 2.5 meters. Quindi questo ventilatore poteva essere abbassato, sollevato a 2 metri e mezzo. As you can see here, this is some test we did in an industrial site. Questo test l'abbiamo fatto in un sito industriale. And it's like the video is a speed up. Il video è mostrato in accelerazione, ovviamente. And it makes sense to approach the airflow to people because we were consuming less energy and we were kind of making like more intense climatic condition and ventilation in the space. But also this fan was part of the spectacle of the outdoor conditions. Chiaramente l'utilizzo di questo sistema di ventilazione era qualcosa che il pubblico poteva comprendere, con cui poteva interagire, ma allo stesso tempo dava proprio quell'idea un po' di spettacolo nell'ambiente esterno. And this is how all these layers were, it was controlled with a PC. It's like we developed this kind of this very simple software. Era tutto controllato con un software molto semplice, quindi tramite computer. As you can see in the lower part, we have the climatic conditions inside and outside, and also all the textile layers. And also you can, as you can see here, si you vedono can praticamente nella parte inferiore la situazione climatica all'esterno e all'interno. Si potevano vedere poi tutte le situazioni più inerenti al textile. Yes, and also we can control or placed in automatic mode the fan. Di come controllare il sistema di ventilazione. But also the height of the fan and also like the lighting systems. Il sistema di illuminazione, l'altezza del sistema di ventilazione e così via. So it was controlled by a simple PC. Quindi tutto controllato semplicemente dal computer. Some images of this place, like it was also like a kind of during the night it was a kind of a 360 degrees lamp. E quindi c'era questo ambiente, insomma, a 360 gradi, questa illuminazione. And also how this is something you're gonna see how like all projections could interact with things that were happening below. E così le proiezioni anche, sempre a 360 gradi, interagivano poi con l'ambiente. So people could be waiting for entering the Madrid Pavilion and being there just with these climatic conditions improved, a little bit improved, but that let your body adapt to the outdoor conditions. E quindi praticamente la situazione climatica che si era riuscita a creare faceva sì che le persone in attesa di entrare godevano di questa leggera miglioria che eravamo riusciti ad adattare. And also we developed these elements to produce, in this case the energy was produced by these wind generators. In questo caso l'energia è stata prodotta da questi generatori eolici. That for urban environments were quite efficient, that's why this part, how do you call it, like, I don't know the name. E quindi questa parte qui che vedete. Yes, questa. And this is how we tested in the wind tunnel. To know about the amount of energy we could produce. And e questo è il test che abbiamo condotto per vedere quanto ventilazione potevamo produrre. And some of the parts of
I mean, events happening there. Qui vedete gli eventi che si sono organizzati all'interno. And also Don Quixote made by Chinese actors. Don Quixote fatto da attori cinesi. Or these Chinese flamencas, dancer, flamenco dancer. Danzatrici di flamenco cinesi. And now it can, now we are gonna see. Can we leave the sound, please? Possiamo avere il suono? On. No, we do not have the sound. Can we up, put up the sound? Because if you leave it up, I can control it here. Okay. Okay. This is. I know you not, don't know Chinese. So che non conoscete il cinese. But this is how it was presented the previous night before the opening of the International Expo. Ma ecco come l'hanno presentato la sera prima della dell'apertura. And you can pay attention to Gongchisu, which is earth tree. Which is? Gongchisu earth tree. Earth tree. E quindi concentratevi su Gongchisu, che significa questo albero artistico. We have a bug around there. Gongchisu, okay, well. And also, here this is a video in which... Just trying to show how it was like alive. Per qui cercando di mostrare appunto come poteva essere utilizzato in maniera pratica. Why do we have kind of low quality sound? And this is how we was working like during the. These are some tests during the construction moments. Qui sono test che abbiamo svolto nel momento della mentre costruivamo. And these are also some videos in trying to interact with people. They were made by, you know, Fura dels Baus? Fura dels Baus, the people who work for the Barcelona Olympics, like making all these. Hanno lavorato per le Olimpiadi, creando questi video che possono interagire con le persone. But also these kind of weird events. Poi c'erano anche questi eventi un pochino più strani. Yes, like Turkish dancers. I danzatori turchi. Okay, just before the break, you have seen some of these elements in the ground floor of this previous project. Avete visto appunto questi elementi? These were designed by us also. Questi li abbiamo disegnati noi. We call it like the Madrid chair. Abbiamo chiamati le sedie di Madrid. And also is promoting this idea of customizing public spaces, of having elements
in which we can create our own urban environments depending on the programs we want to promote. E quindi stiamo andando molto incontro all'idea di personalizzare gli ambienti così come vogliamo promuoverli. So by very simple, it's also trying to promote this idea of playful urban environments. E quindi di promuovere anche questi ambienti urbani più giocosi. Yes, because usually it happens that the city is designed for, let's say, more the world than for a playful experience. It's not. No, it's like usually it's designed for a battle instead of. Perché a normalmente fight gli ambienti urbani sembrano disegnati più per una guerra che per un ambiente, no, ludico. So by very simple means you can twist with a little bit twisting pieces against the others, you can configure different chairs or furniture. E quindi l'idea di questo nostro progetto è che girando i vari elementi uno a uno, insomma, così come si possono creare, la sedia si può modificare in varie forme. So these are some tests of the cast and of the molding. Qui vedete i vari test che abbiamo svolto nel modellare il tutto. And also these elements can configure like chairs or sofas or something like that, but also can be walls because they can be filled with water, so they can work also as a foundation. E quindi praticamente da questo progetto vedete che possiamo sia creare delle sedie che dei tipo divani che addirittura dei muri, perché gli spazi possono essere poi gli elementi possono essere pieni di acqua e creare proprio una muratura. It's plastic. Plastica. Polyethylene. It's like powder and it's a rotom molding. It's very simple to make. It was produced there in China, obviously. Prodotto in Cina, ovviamente. And we discover all kind of uses and combinations. Abbiamo scoperto veramente innumerevoli usi e combinazioni. This is something that usually is not permitted for homeless, at least in Madrid. They are placing like elements to cut the benches so people cannot lay. Chiaramente almeno a Madrid c'è il concetto di dover separare i vari elementi, altrimenti si rischia di dare fissa dimora a persone senza dimora. Okay, and maybe we can see this briefly and we make the break. Okay, vi faccio vedere questo video brevemente e poi facciamo la pausa. Yes, this is something very small we have just finished in the Netherlands, in Dordrecht. È un progetto che abbiamo finito nei Paesi Bassi. And it was a competition between like 10 or 15 offices in Europe to think about the connection between kids and the urban environment and how to provide with, let's say, unconventional objects in the street to interact with kids. E quindi era un concorso che è stato portato avanti tra circa 10-15 paesi e l'idea era di creare ambienti non convenzionali per bambini, parco giochi. And what we designed was the idea of, this is a nice sound. Ah, che bel suono questo però, eh. The idea is the energy carousel. So this is a carousel, these are images of the executive project. Qui vedete le immagini della giostra che abbiamo creato. So in this case, well, some drawings of the project. So we are gonna see this video, and I will explain to you. So the idea is that kids could play with the energy carousel. They were producing energy. The energy is storage, and during the night is the energy, you can see the energy through color light, and also the color of the light is depending on the amount of energy that you have made during the day. Quindi l'idea era di creare questa giostra che è autoalimentata per quanto riguarda l'energia. Quindi i bambini giocando su questa giostra creano questa energia che poi di sera, in base all'illuminazione, si poteva anche vedere l'energia riprodotta. So it's also kind of registering the amount of play outdoors, etc. So this is a video with the prototypes, and we realized it's also a tensility study. We realized even if it's huge, it's 8 meters wide, with the wind, it could move.
Quindi qui vedete il prototipo che abbiamo creato, 8 metri di diametro, però vedete che solo con la forza del vento andava in movimento. And these are images of the implementation was finished this summer. Qui ecco le immagini proprio della implementazione in sé, dell'attuazione del progetto, l'abbiamo terminato quest'estate. As you can see here, it's also a tensegrity structure, very very light. It's also using the elements that are used normally for building playgrounds. Anche qui gli elementi, il materiale usato, un materiale molto leggero, un tipico materiale che si usa nei parchi giochi. But also this idea of education through production of energy, but also trying to reveal the more hidden layers, so we are using color codes in order to explain the structural functioning of the. Però vedete anche poi l'aspetto più istruttivo che volevamo dare, quindi combinando sempre questo aspetto del progetto insieme all'istruzione, quindi anche la diversificazione dei colori serviva per istruire i bambini nelle varie funzionalità della produzione di energia. No, and also the colors are showing the structure itself, how it works. E i colori, scusate, mostrano proprio la struttura così come è stata organizzata e come funziona. And this is the kids using it. E qui vedete i bambini mentre lo usano. And even if we spend huge amount of hours with UNE norms, standards, like huge amount of standards for construction of kits, you can see how parents are promoting kind of dangerous uses of it. Vedete come abbiamo chiaramente ci siamo dovuti attenere agli standard, insomma, di sicurezza per poterlo creare. Vedete però che anche i genitori, insomma, promuovono questi usi forse non tanto sicuri. La bambina in piedi, sostanzialmente. It was not supposed, it's not a swing. Ma abbiamo speso ore e ore per cercare di creare un prodotto che fosse in linea con gli standard di sicurezza, e poi i genitori, ecco, il senso è che l'hanno utilizzato a loro piacimento. Okay, so maybe here we can make talk a little bit if you want to. We can make a break, or we can have a more informal discussion, and then we can have a break and talk a little bit more. Come volete, possiamo fare una pausa, o se volete intervenire, volete fare domande, come vogliamo? Ho una domanda circa il primo progetto, quello del Eco Boulevard. Sì, sì. Diciamo, nella premessa facevi riferimento al fatto che come approccio preferiamo prima agire e poi capire quali sono, riflettere a posteriori. Mm-hmm. Però la mia domanda è, nell'approccio di questo progetto, quando avete definito il concept iniziale, in che modo avete interagito con gli abitanti per cogliere quali erano le funzioni? Cioè, voglio dire, questi oggetti, questi alberi sono molto particolari e allo stesso tempo ci può essere il rischio da parte degli abitanti forse di non riconoscerli come degli oggetti da fare propri. Quindi è chiaro il discorso climatico sui riferimenti tecnologici, però qual è l'interazione che c'è stata con gli abitanti al margine di questo? Okay, I would say that also this idea of participation and interaction with the people is something that we have learned in the process. Devo dire che questa partecipazione con i cittadini è qualcosa che abbiamo imparato man mano che abbiamo lavorato. At the moment in which we started to develop this project, who was in 2004. Quindi quando abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto nel 2004. I would say like this is more or less the starting of our professional career. It's like I studied during the 90s. And I started, let's say, Ecosistema Urbano around 2000, and we were. Direi che questo era un po' l'inizio del nostro percorso, perché io avendo compiuto i miei studi negli anni 90 e il nostro studio è iniziato, l'abbiamo inaugurato all'inizio del 2000, questo è stato un po' l'inizio. So it's also I'm opening here and just trying to show which is also our own journey of learning. E quindi qui vi sto mostrando quello che è stato un po' il nostro percorso di apprendimento in realtà. So and also at that moment in 2004 we were not so eager to promote public participation. E quindi
Quindi nel 2004 non eravamo tanto proni a promuovere la partecipazione pubblica. We were more obsessed with kind of scientific approach and more hard numbers and. Ma eravamo un po' più ossessionati dall'approccio scientifico, dai numeri e quant'altro. That's why it's like the main effort is made in the climatic condition, etc. Ecco perché il nostro sforzo è andato soprattutto nell'aspetto della costruzione del progetto in ambiente climatico. But also is like it's also the starting point of a process of discovery of how urban issues are working. Ma abbiamo anche iniziato a comprendere come funzionano un po' tutte le questioni urbanistiche. And how with a very, let's say, education as mine in the hard part of the discipline of architecture. E di come a mettere in pratica la propria istruzione, no? Negli aspetti architettonici. As soon as I start working with the city, I start to realize that I didn't learn so many things. Quando ho iniziato a lavorare per la città nella città, mi sono reso conto che poi in realtà non avevo imparato tantissimo. Especially this idea of completely abandon the real citizens. E anche soprattutto quest'idea di abbandonare la città ai cittadini. This is something which is not being promoted at all in the schools of architecture, not in the 90s, not even now. E questo è qualcosa che non viene promosso, no, negli studi di architettura, non solo negli anni 90, ma neanche adesso, poi fondamentalmente. So, and this is why architects usually like buildings without users, without inhabitants. E questo è perché agli architetti in genere piacciono gli edifici senza utenti, senza abitanti. Without the layer of life. Senza vita. Mm? And this is something I'm gonna show. Is like I also the title of this talk is urban social design, but usually I could be using other, that is like from ego designer to eco designer to network designer. Qui stiamo parlando di urban social design, però potrei dare vari titoli. From ego. Ego designer, which quindi, is my education in architecture. Un designer personale basato sull'ego, quindi la mia idea personale. In which the designer has to be on top of everything. In cui il designer deve essere al di sopra di tutto. So, yes, so later is like the discovery of, let's say, like more eco. Per poi stuff. Giungere ad un aspetto più legato all'ambiente. And then the network designer, this is something I'm gonna, some projects I'm gonna show at the end of the E poi alla fine vi mostrerò quest'altro aspetto del network designer. So we are making some of tests in every single project. We are making also some tests of how to deal with citizens. So in the last project we are gonna see, which is kind of a project we have done in the north of Europe, in Norway, which is really working with the layer of citizens and trying to promote the work before and after the usual task of the designer. E quindi anche noi stiamo imparando ancora un po' come interagire con i cittadini, e nell'altro progetto che vi mostrerò, che stiamo realizzando in Norvegia, quella è una situazione dove stiamo imparando a interagire prima e dopo con i cittadini. Quindi è un work in progress. Volevo chiedere una cosa riguardo. Io sono arrivata tardi, non ho visto l'inizio, quindi voi siete specializzati per quanto riguarda l'outdoor, quindi la creazione di spazi pubblici, giusto? Public spaces, outdoor spaces, correct. Mi chiedevo, sono cose molto interessanti, ti ho detto una cosa, la dimensione la vedo piccola, alcune persone non si sono sentite un po' escluse, nel senso, avete calcolato il numero delle persone? You mean in the case of that project with elements, the I mean there the considerations about the scale, it was dealing with obviously the climatic conditions that also, let's say, was connected to the choice of geometry. In quel caso stavamo prendendo in considerazione sia la scelta delle geometrie in sé per sé che dell'ambiente climatico.
But also with the scale of the surrounding buildings, due to energy production purposes. Ma anche tenendo in considerazione gli edifici circostanti, quindi le dimensioni degli edifici circostanti e quindi della produzione che poi avremmo dovuto creare. But also with a minimum size for things to happen outdoors. Ma anche tenendo in considerazione la misura minima che bisognava ottenere, considerando poi appunto la situazione esterna. Well, as the municipality was considering, I mean, it's like, let's say, more interactive monuments than statues. Monumenti interattivi più che statue. Yes, and also like in some of the pictures you have seen, we placed also with this idea of informing all the time people about things that happen and maybe that are not so visible. We were placing in the third one, the mediatic one, like some LED screen who was informing them about the climatic condition in the inner spaces but also in the outer spaces. Poi c'era questo concetto comunque di interagire con i cittadini e delle informazioni proprio anche pratiche, quindi in quella struttura mediatica c'era la possibilità di informare i cittadini per quanto riguardava l'ambiente climatico interno e anche esterno. To instruct them somehow and to give them information. Mm-hmm. Ma voi nello staff ovviamente avrete degli ingegneri termotecnici. In your staff that take into consideration. Quindi tutta la ventilazione del però appena si esce cambia la situazione. Quindi diciamo è un'indicazione, però non è una soluzione definitiva. So it's not a definitive solution. It's just no, I mean I never talk about definitive situations, and it's like, and also we were trying to promote in the DNA of this project is also this idea of dismantling. So we didn't want to create something which stands there until the end of time. It's non like, si promuove mai in realtà una soluzione definitiva. Poi addirittura in questo caso specifico il DNA del progetto consisteva nella possibilità di smantellare il tutto, cioè non era una struttura che doveva restare qui. So this is why we and everything is connected to that. So the structure can be dismantleable, it's like assembled by screws, like everything behind this idea of that the future should be like a choice of the next generation. E quindi è stato tutto creato proprio sul concetto che il futuro deve essere riprogettato dalla generazione futura, no? E quindi può essere smantellato tranquillamente. Yeah. We were approached by different people just asking at different moment, are already dismantled because we want to bring it to like. One guy from Sweden was asking us, like, is it already available? In effetti ci è stato chiesto se si potevano smantellare e portare in altre zone, anche in Europa. Sì, ci è stato chiesto. And also it's like, every single project you're going to see is a test at a certain moment in time, in some issues we were interested with and some tests we wanted to make. E poi ogni progetto che vi vado a presentare in effetti vanno sempre a rappresentare un periodo specifico in cui noi abbiamo lavorato e quindi erano delle cose più specifiche. So we do not want to make, I don't know how to say this in English, but sentar cattedra. It's like, I don't know if it's the same in Italian, like, we don't really feel like the maestri. Quindi like, non ci sentiamo certo di salire in cattedra e di poter insegnare, no, come si fanno le cose. Abbiamo semplicemente realizzato le cose in base a quello che erano i nostri interessi in quel momento. And a simple test dealing with all our obsessions at that moment, because usually there is a, for me, kind of interesting position in between your own personal obsession but the needs of the community. It's e like quindi bisogna sempre riuscire a interagire le proprie ossessioni personali con le necessità della comunità. So this connection is very strong because it keeps you with energy, with such a hard work to make to deal with all these issues, which is our processes in which you have to be jumping obstacles all the time. E se si riesce a mantenere in simbiosi in qualche modo le proprie ossessioni con le necessità della comunità, allora si riesce davvero a portare avanti le proprie prove, saltando i vari ostacoli e andando avanti, realizzando il tutto. Una piccola domanda.
la mia domanda è se i nuovi Badgir funzionano bene. Quindi Badgir, i canali. Does new Badgir work well? They work, but if you visit them, there is a lack of maintenance. Sì, però funzionano bene, però c'è proprio una mancanza di manutenzione. Even if we thought about that, because you see these solar panels are producing energy and we are selling this energy to the network. Ci avevamo anche pensato, perché poi se ci pensate bene, i pannelli solari stanno producendo energia che stiamo rivendendo alla rete. Yes, and we are taking the energy to make all the functioning from the network. E tramite quell'energia riutilizziamo il tutto per la manutenzione. There is a law in Spain who's forcing electrical companies to buy energy produced by alternative means 5 times the price, so we are making 6,000 euros per structure per year. Quindi stiamo riuscendo a produrre 6.000 euro per struttura all'anno, perché ci sono delle società che acquistano l'energia direttamente da noi. E quindi il tutto viene prodotto, l'energia viene prodotta e poi va riversato nel comune. But at a certain moment a urban furniture which is producing money was a problem for the municipality. Però questo era diventato un problema in realtà per for il comune. The bureaucracy. They didn't know what to do with the money. Da un punto di vista burocratico, perché non sapevano come gestire questo denaro, queste entrate. So they are having this money, but it's diluted into the budget of the city. Quindi il comune ha queste entrate, grazie insomma al progetto, poi queste entrate vengono in qualche modo diluite nei vari progetti cittadini e non sanno come gestirli. And there is a lack right now of maintenance, but in any case, it's the only public space of that neighborhood. So. Però è l'unico spazio pubblico in quel quartiere che viene utilizzato in questo modo, anche se, ripeto, c'è mancanza di manutenzione. Una domanda veloce. A Madrid abbiamo visto che c'era questo spazio senza qualità e dopo questo intervento addirittura parliamo di monumento e quindi questo spazio pubblico è diventato quasi un simbolo di Madrid. Mi chiedo se di riflesso la gente che vive in questi posti ne ha approfittato, se ci sono stati delle riqualificazioni spontanee, tipo hanno incominciato ad aprire negozi, se la gente con il suo contributo privato ha reso lo spazio pubblico al piano terra, soprattutto ai piani terra degli edifici, più interattivi con lo spazio pubblico, oppure invece è rimasto tutto residenziale e solamente lo spazio pubblico di per sé è rimasto un centro attrattore, un polo per il quartiere. Also, it was kind of tricky situation because it's related to the planning. So in these kind of buildings, in the ground floor, were not allowed other uses than residential. Allora, chiaramente è molto legato anche alla planimetria, perché in questa zona residenziale il piano terra deve essere adibito solo ed esclusivamente a abitazione. But in the last years, some of the people managed to create, and so there are kind of some bars around. Però credo che negli ultimi anni siano riusciti a raggirare un po' le difficoltà, yes, sono like stati creati dei bar. Is this kind of the battle between life and urban regulations? Questa è proprio la battaglia tra la vita reale e l'urbanistica, no? And also this is something after this for us this project was such an open-eyed project that we started to work from that point with sociologists. E poi chiaramente questo è stato per noi un progetto un po' che ci ha dato visibilità, che ci ha permesso poi di iniziare a lavorare. No, it opened our eyes into the more social issues. E ci ha aperto anche gli occhi sulle questioni più prettamente sociali. And from that we have been working with sociologists, and right now we usually have like agreements with the anthropology university in one anthropology department in the university, so we are right now trying to run kind of a diagnosis of what has happened in this neighborhood like 5-6 years after this project was built. E quindi, per esempio, visto che ci ha dato questo inizio, ci ha lanciato un po' nel settore, abbiamo da allora iniziato a lavorare anche con sociologi o siamo abbinati con l'università di antropologia e quindi cerchiamo di adesso interagire anche in questo senso. The cost of the project Like each
Also, this was part of the process of the project, what was tricky. Here, maybe you can see only the final result, but the process was crazy. Chiaramente qui vedete il risultato finale, però tutto il procedimento è stato assolutamente and folle. The budget was part of this crazy part. E il budget faceva parte di questo aspetto folle. Because, for example, when we were visiting the place, when we were making the construction, the competition. A visitare il sito e ci stavamo preparando per il bando. The contract to build that part of the city was already done. Il contratto per poter costruire in quella parte della città era già stato scritto. But in construire this, build this part of the city in the way that was thought before, this asphalt, concrete. Però tenendo in considerazione tutto ciò che già c'era, no? Quindi tutto l'aspetto dell'asfalto, del cemento, eccetera. So when we won the competition, we went and but the municipality, this department, told us that they were going to stop this development, this street, to give us the money, the budget for the project. Quindi, quando abbiamo vinto il concorso, il comune ci ha detto che avrebbero bloccato i fondi perché potessimo usufruirne. Yes, that they were not, the construction company was not going to build that part of the city, and we were going to keep this money for the project. E che non ci sarebbe stato più la società che avrebbe costruito in quella parte della città e noi potevamo usufruire appunto del budget a disposizione. But when we arrived there, we realized that the construction company knew that a competition with young architects was running, and they did it the first. Però quando siamo arrivati lì, praticamente la società edile, che era interessata anche in quella zona della città, aveva capito che c'era questo bando in corso. And so they built only the first part of the development was built was that street. E quindi l'unica parte su cui loro sono intervenuti è stata esattamente quella strada. Because they wanted to keep the budget for perché themselves. Volevano sfruttare praticamente il budget a disposizione. So when we won the competition, we arrived there and it was already built and we had one third less of the budget. E quindi quando siamo arrivati lì avevano già iniziato a costruire e noi quando abbiamo vinto il bando abbiamo avuto solo un terzo del budget a disposizione. So we had like 600,000 euros per each extractor, like the whole budget was 1.8 euros, million euros, 1.8. Quindi abbiamo avuto più o meno 600,000 euro a disposizione per struttura. Yes, but the whole budget was 1.8. Però tutto il budget era 1,8 million. So the if you spread this budget into the 25,000 square meters. Quindi se si spande tutto questo sui 25,000 metri quadri. There is no more than pavement. Praticamente sia solo l'asfalto. A bit like a stone pavement or something like that. E quindi so we decided to this idea of concentrating the budget into these three and the other was just releveling very very simple. Ecco perché abbiamo deciso poi di utilizzare il budget e concentrare tutto sulle tre strutture e livellare il tutto in maniera un po' più più economica. So the this is something that we I mean in the School of Architecture nobody talks about money and about budgets. That's dirty for the hands. No, perché nella scuola di architettura non si parla mai, no, di budget, di soldi, quella è la parte sporca, non se ne parla. Yes, because it I mean our hands are clean, we are kind of priest of perché le nostre mani devono sempre restare pulite, siamo come dei sacerdoti che devono restare immacolati. But the reality is that budget is maybe the most important and the strategy connected to the budget is one of the most important decisions for a project. Ma in realtà il budget e la strategia dietro al budget è uno degli aspetti più importanti, no, del nostro lavoro. So that in this project was also very important to have like a smart strategy connected to the use of the budget. Quindi è fondamentale avere una strategia molto acuta dietro al progetto. And it's visible. Okay, maybe there is a need for a break. C'è tempo per una pausa? Okay. Okay, so let's go, no?
Okay, so I think usually the whole presentation take only 1 hour. E di solito le presentazioni prende richiede di solito un'ora. But we are in the half and we have already like in the second hour. E quindi ora siamo già nella seconda ora. So we are going a bit slowly. That's why I will jump into very. I will show just very brief explanation and I will jump over some images of different projects. E quindi siccome siamo già un po' in ritardo, cercheremo di saltare un pochettino, di non raccontare per filo e per segno tutto e quindi mostrare diverse immagini di diversi progetti. Yes, and because I want to focus in the last project, which is the one who's more connected to this idea of designing participation. And perché soprattutto ci si vuole soffermare sull'ultimo progetto in cui si parla più specificatamente di partecipazione, le dinamiche di partecipazione. Okay, this other category about raising environmental awareness is like obviously connected to education. Questa categoria fa riferimento all'accrescimento della consapevolezza ambientale ed è un tema strettamente legato all'educazione, all'istruzione. And this is a project also in Madrid, in the periphery of Madrid. E questo è un progetto sempre nella periferia di Madrid. Yes, this weird periferia, this is not, it could look like, Phoenix in the US or something like that. E guardandola così può sembrare un pezzo di una città statunitense. But it's Madrid. Ma è pur sempre Madrid. And you see this roundabout in the yin and the yang. E qui c'è una rotonda con lo yin e yang. La rotonda è una cosa inverosimile. you can look at this like every single kingdom of isolation with their own swimming pool. I mean, nothing to share. We do not want to touch each other. We do not want to know each other. E da questa immagine si vede come in realtà queste unità siano dei regni di privacy in cui nessuno vuole condividere. Ognuno ha la sua propria piscina, i suoi propri servizi. Quindi delle cose totalmente chiuse, isolate tra loro. But this is the urban environment, the public space which this kind of a structure is building. E questo quindi è lo spazio urbano in cui è inserito questo progetto. So in this context of peripheral approach, like through highways, tracks, is a project for a kindergarten in a industrial site. E quindi in quest'area periferica in cui ci troviamo vicino alle strade ad alta velocità, camion. Il progetto è un progetto di una scuola per l'infanzia in questa area che ha delle connotazioni anche un po' industriali, se vogliamo. So, una scuola per l'infanzia surrounded by heavy traffic and maybe we can think it's not the best place for a kindergarten, but we really feel like there is a need of architects in those situations. E questo quindi non è un contesto ottimale perché immaginiamo una scuola per l'infanzia comunque in una zona dove dal forte traffico e quindi non è sicuramente un contesto ideale, ma proprio forse per queste condizioni al contorno è richiesta la presenza di un architetto, di architetti che like architects are not needed in parks or in the front of the cathedral or in a beautiful places. They are needed in those the worst places we have built. Cioè in fondo non c'è bisogno degli architetti di fronte alla facciata di una cattedrale o in un parco, ma questi sono i contesti in cui maggiormente si richiede un intervento consapevole. Like the beautiful places are better without architects. I posti migliori di solito sono quelli dove non c'è l'intervento di un architetto. Very fast, this is the like the different layers of this is a building with all the technologies for it's like class A of environmental and energy used, and it's also using kind of technologies to have sun and vaporize water in order to pre-cool, pre-heat water. Questo è uno schema in cui si vedono i diversi livelli e viene scomposto, diciamo, il sistema tecnologico.
sui, dal punto di vista solare, della raccolta delle acque, si scompone, diciamo, l'intervento cercando di capire le efficienze a più livelli. But the most important thing for us was the typology of a public space surrounding the school for the kids. E, per noi la cosa più importante era quella di capire appunto il contesto intorno al quale questo progetto si inserisce. Sì, a public space surrounding the, because usually the typology we were pushed was into a kindergarten surrounded by a fence. Okay. To protect the kids. Di solito c'è questo concetto appunto delle scuole per l'infanzia circondate da queste cancellate che servono per proteggere i bambini dall'esterno, ma in realtà si è cercato di ragionare più sullo spazio pubblico e come questo possa circondare in una maniera ottimale la scuola. Through the public space we can protect the environment for the kids and also connect them with the environment but also with the city. Quindi è lo spazio pubblico che diventa protezione e allo stesso tempo connessione dei bambini con l'ambiente urbano circostante. And also this is a prototype of an experiment we did working with natural resources. So all the wastewater of the building, black waters and grey waters, are being placed in a pond in front of the building and there it's purified by natural means. E questo è anche un esperimento in cui tutte le acque, le acque nere, le acque grigie prodotte nell'edificio vengono poi convogliate in questa piscina all'esterno che viene purifica, questo sistema purifica naturalmente le acque. So this is in a way this is the metaphor that the waste is creating the nature in an industrial site. E quindi questa è la metafora di come degli scarti, queste acque reflue, possono però essere riconvertite per creare naturalità in uno spazio industriale. And the building is half buried, and the land we have to extract to bury the building is placed surrounding the public space in order to protect this public space. L'edificio è interrato. Okay. E quindi l'edificio è un po' interrato. The soil is placed in the surrounding of the public space. E quindi space. Diciamo la terra è collocata attorno all'edificio. All these are artificial hills. Sono collinette artificiali. So this is a bit depressed and this is interrato. E quindi diciamo la piscina è un attimino in una depressione, l'edificio è un po' interrato e tutto è circondato da queste colline artificiali. I mean, very fast, different, and also there is a final layer of textiles, which is making the final climatic adaptation, and also extending the climatic conditions outdoors. E quindi grazie a questo tessile, questo ultimo layer tessile, vengono controllate le condizioni climatiche e allo stesso tempo estese per un po' al di fuori dell'edificio stesso per garantire una continuità climatica. I want to jump to the final project as fast as possible. E voglio arrivare. And also, cerchiamo di arrivare al progetto finale nella maniera più veloce possibile. And also this was the project, and also the strategy of the budget here was to convince the municipality that there was a need of a public space outdoors. So we have to fight with them a lot in order to place part of the budget that was going to be inside outside. E diciamo la sfida maggiore era soprattutto il fatto di dover convincere la municipalità della necessità di avere uno spazio pubblico esterno. So that's why there are no false ceiling in the kindergarten in the building inside. Ed è per questo che ci sono false ceiling? Like all the facilities are. Tutti i servizi sono allocati all'esterno. So it's very very simple means painting is only a certain part because we didn't have budget because we were allocating the budget outside. Quindi diciamo solo alcune parti per esempio sono dipinte perché buona parte del budget è stato speso per allocare tutti i servizi all'esterno. So it's very very the budget for the building of this building was 700 euros per square meter. Quindi il budget era di 700 euro per square meter, metro quadro per the building, which is very very low.
For the standards of the construction before the crisis. È molto ridotto considerando gli standard degli edifici prima della crisi. This is built in 2010 when the build was we were like on top of the about to happen the crisis, like 2010 was still, it was like an economic plan launched by the central government to promote jobs. So there was a lot of money placed into construction. Questo progetto si inserisce in un finanziamento a monte del governo centrale che ha investito del denaro per attivare appunto dal punto di vista lavorativo il settore delle costruzioni. E questo edificio è stato progettato nel 2010, quindi diciamo proprio sulla soglia della crisi. Quindi c'erano ancora dei fondi, ancora una realtà dinamica, però si stava proprio già iniziando a percepire l'inizio della fine. Here you can see that this is like underneath is part of the kindergarten, so it, but on top of it it was a public space, and also this idea of building like places for kids that are part of the building is like something, things in between. E questa è la parte diciamo inferiore dell'edificio in cui ci sono appunto queste aree gioco per i bambini, e quindi l'idea era quella di portare queste strutture all'esterno in modo tale da dare una continuità tra l'interno e l'esterno. I mean, and also the idea is like in this environment of public space for only for cars and for nothing that you have seen. We thought that it was like the seat of a public space, the seat of social interaction. So the idea is that we have to have like a very nice outdoor space for the kids to let's say be able to stay there with the parents. E quindi l'importanza di questo spazio esterno era proprio il fatto che in un'area in cui gli spazi esterni sono concepiti come parcheggio, trasformare lo spazio esterno in modo tale da renderlo, da invogliare i bambini con i genitori nel poterlo vivere, avere delle interazioni sociali e quindi interagire meglio anche con l'edificio stesso. Because usually it happens that the parents arrive there with the car to a normal kindergarten and they just put the kids inside the car and go back to their own houses. So there is not at all interaction between people. So in this case, we force the cars to stay outside. They have to leave the cars, they have to enter walking into the public space, they have to enter the building, they have to take the kids, and hopefully the kids will want to be playing around in the slides. E quindi di solito le interazioni solite sono che i genitori arrivano con la macchina, scaricano i bambini, le riprendono e poi tornano a casa. Invece in questo progetto si è cercato proprio di costringere in un certo senso i genitori a dover lasciare la macchina, l'auto e camminare a piedi, avvicinarsi all'edificio, entrare nell'edificio, prendere i bambini through the public space, attraverso lo spazio pubblico, e in questo modo magari agevolare l'interazione, perché poi che ne so, il bambino invita il genitore a giocare e quindi in qualche modo queste interazioni sono incentivate ed agevolate dallo spazio pubblico. So in that case it's like promote the conditions for social interaction between people who live close but completely separated. Quindi questo era un modo per incentivare l'interazione sociale pubblica, a partire anche dalle stesse persone che magari vivono davvero vicino alla scuola, ma in un qualche modo ne sono totalmente avulse. And also the possibility of playing together, parents with kids. What is the extension of the public space? How large is the public space? It's like 10,000 square meters. 10,000 metri quadri di spazio pubblico. And the building is 3,000 square meters. E l'edificio è 3,000 metri quadri. It's a kindergarten in the ground floor, but also it's like a community center on the top floor. Quindi il piano terra è kindergarten, scuola dell'infanzia, e il piano superiore sono più tipo un centro culturale. And also all these false, like fake topographies, like artificial topographies, are part of the construction of the playground.
E anche questa topografia simulata con queste collinette artificiali diventano parte poi dello spazio pubblico, these parte del these progetto. Are the teachers of the school. Questi sono gli insegnanti della scuola. And this is this sound? Why don't we leave the sound? The sound? Apriamo il suono. Leave it there. This is, any simple afternoon, what happens there? Una scena da un pomeriggio normale di cosa succede nella scuola. I always make the joke that I cannot put the original sound because they are Spanish kids. This I tell you in the like northern countries, and it's very noisy. Sì, diciamo che nella situazione normale il suono non sarebbe così suave, questa musica così dolce, perché i bambini spagnoli sono parecchio rumorosi, vabbè, sappiamo bene del sud. Okay, I'm gonna jump into. I mean, this is. Very, very, very briefly, this is an exhibition we did in a museum in Denmark, in the Louisiana Museum in Denmark. Questa, ne parleremo brevemente, è un progetto curato per un museo a Copenaghen, in Danimarca. Yes. And in this case we wanted to start to promote this idea of public participation, and also talking about cities, citizens has a lot of to say. E questo appunto è un progetto per iniziare a promuovere la partecipazione pubblica e cosa la città? Like citizens have a lot to say. Cosa gli abitanti hanno da dire riguardo alla città? So in this case we launched a campaign, it was 2009, still Twitter was not there, and it was like a campaign of 140, like the same amount of characters that Twitter or SMS, and we were displaying these ideas given by citizens in the very same space of the exhibition. E quindi abbiamo lanciato questa campagna utilizzando la stessa lunghezza di caratteri di Twitter o degli SMS, quindi 150 caratteri, 140, in cui poter iniziare a raccogliere dei pensieri. And this exhibition, and this is also that this is also connected with this idea of acting and then reflecting. E anche questa esibizione era collegata all'idea prima di agire e poi dopo di riflettere. So it was the launch moment for a web platform called. This is the design of the platform of an app, which is now in mobile apps and a web platform, which is called What If Cities, which is an interactive platform that is already available Creative Commons on the web to promote public participation. E questa è stata anche una campagna legata al lancio di un'applicazione per smartphone che si chiama What If the City. Cosa sarebbe se? What about is what if cities is like because that's the what if city.es or .com is like ed è un'applicazione lanciata con licenza Creative Commons ed è ormai attiva. Mm-hmm. And now it's been used, I mean you can see this, it started in a city in France, in Nantes, but it has spread to many different cities in Europe, and also it has jumped suddenly. I remember once I was in a lecture and suddenly one person from Quito said, I didn't know it was your app. We were using it in Quito. Questa applicazione è stata applicata per la prima volta a Nantes, in Francia, e poi è stata diffusa in ogni città. E addirittura un giorno durante una lecture tra il pubblico c'era una persona di Ecuador. Una persona dell'Ecuador che aveva Nikito che aveva lanciato che non sapeva fosse sua.
And so it's a tool for mapping desires and also needs from citizens. È un modo per mappare i desideri e le aspirazioni nella città. So now this is the website and the mobile app for Android. It's available. So you can download it and you can, people is downloading, using it, and then we are releasing different, the point 2.0, 3.0, different releases. E quindi questa è la versione del sito web e dell'applicazione in formato Android che potete scaricare ed iniziare ad usare, quindi per raccogliere riflessioni e quant'altro. E poi queste riflessioni vengono raccolte per poi fare una versione 2.0, 3.0 e quindi aggiornarla in qualche modo. And this is also connected with our idea of internet, and our idea of internet is like providing a public layer, a layer of public use. E questa risponde anche a quella che è la nostra opinione rispetto alla nostra idea di internet. E internet deve appunto servire per promuovere un livello pubblico di condivisione. So can, it can help us to enhance the use of real public spaces. So you, we use it as a maybe the most active public space that we can overlap into the existing public. So we can use internet as a way to promote activity in the real world. E quindi questo è un modo per promuovere, diciamo, utilizzare questo strumento come un modo per rendere efficace la partecipazione e quindi davvero utilizzarla in modo tale, in modo consapevole, per poi ritornare sullo spazio urbano. So this is why we are in the last year are working with internet tools and digital tools in order to promote and in order to promote social interaction in real spaces. E specialmente negli ultimi anni ho lavorato molto su strumenti legati a internet, interattivi, media, proprio per cercare di capire come questi strumenti possono promuovere davvero una partecipazione, una interazione sociale sullo spazio pubblico. Ok, this is another proposal for la Notte Bianca in Madrid. So we call it, also it was focused on the bambini, in the kids, because they are usually completely forgotten about the city and the use of the city. E questo è un progetto legato alla Notte Bianca di Madrid. Loro specialmente si sono dedicati, hanno dato attenzione ai bambini, perché di solito nessuno se ne cura. So we launched a campaign, it was an installation in one cultural center in Madrid, during one night and the morning after, in which kids were interchanging objects, toys and books. E quindi l'iniziativa era concentrata nella notte fino al giorno dopo, era ospitata da uno centro culturale di Madrid, e in questo spazio i bambini potevano scambiare liberamente giocattoli, libri, insomma, questi scambiare oggetti tra loro. But it was the excuse to promote the use of an interactive tool which was called lanotedeibambini.org, lanochedelosniños.org. Questo era anche un pretesto per poter diffondere questo altro strumento che è chiamato La Noche de los Niños, la notte dei bambini. To promote the exchange of toys between kids as a way to generate social interaction between families. E quindi utilizzare lo scambio di giocattoli come un modo per incentivare le interazioni tra bambini e quindi tra le famiglie dei bambini. So they upload the pictures of the toys they want to exchange, and they map, they placed in the place they lived, and they can, we had this kind of weird pictures from toys. Quindi questa è una collezione di una galleria di immagini in cui ogni bambino postava la foto del giocattolo che voleva scambiare, la sua localizzazione, quindi diceva io abito qui, questo è il giocattolo che voglio scambiare, e in questo modo, diciamo, incentivare. Sì, so the idea is that you have a new toy and have a new friend. Quindi hai un nuovo giocattolo e in questo modo hai anche un nuovo amico. Well, some of the very fast, some other tools we use like our blog. And I'm not going to talk about this and also the video platform. But we call all these like EU social, ecosistema urbano social tools. E quindi sono i sistemi, gli strumenti sociali di ecosistema urbano, quindi il blog, il sito web.
Yes, and this is the final project. It's a project, well, this idea of the category, like empowering community through something we call network design. E quindi potenziare la comunità attraverso il design delle reti. Okay, so this is a a project in Norway. A project we are going to see. Progetto in Norvegia. Yes, this is a competition in a city in the north of Oslo called Hamar. E questo è un progetto per un concorso in una città a nord di Oslo chiamata Hamar. Yes, and they launch a competition for a public art project. E per un progetto di arte pubblica. In a square there. In una piazza. Yes, but we found a bit tricky that they want to have a sculpture or something like that in a square that was a parking place. E quindi in una piazza che era un parcheggio loro cercavano un monumento, una scultura. They were asking for interaction between architects and artists. Cercavano specificatamente l'interazione tra artisti e architetti. To make a piece of art for a square. Per realizzare un'opera d'arte per una piazza. But the square was a parking place, it was not really a square. Ma la piazza non era davvero una piazza, era un parcheggio. So our plans was to say them, okay, why don't we make the making of the project, the making of the urban project for the square, the piece of art itself. E quindi la loro proposta è stata quella di perché non rendere il processo attraverso cui si progetta esso stesso opera d'arte per la piazza. So we designed a participation process that was supposed to be the piece of art for the square. Quindi loro hanno realizzato un progetto di partecipazione che diventa esso stesso arte per la piazza. And also saying that why do we have to design only one square? Why don't we can test 1000 square? Perché disegnare solo una piazza quando ne possiamo disegnare migliaia? And also in this process of testing 1000 squares, of making so many things outdoors, we can realize what kind of environment we want to finally build. E in questo modo, sperimentando 1000 possibili piazze, è possibile poi cercare di capire attraverso l'utilizzo qual è la piazza che davvero si desidera. So the idea was to design the process before the design happens. Quindi progettare il processo prima di avere il progetto, di disegnare il progetto fisico della piazza. So it's jump into the previous stages of a conventional process of a project. Quindi è stato convertito nei processi iniziali di progetto. Yes, and also this idea of bringing creative people from all over the world through the internet, so it's not only locals, but it's designing also an internet platform in order to promote the ideas from creative people from different parts of the world. Quindi non solo gente del luogo, ma sono state invitate anche attraverso una piattaforma persone, artisti da tutto il mondo per dare il proprio contributo. This is the video for the jury. We present it. Questo è il video presentato alla giuria del concorso. Okay, finally after two stages we won the competition. Dopo due fasi abbiamo vinto la competition. Yes, it was we designed a process of 1.5 years. Il progetto prevedeva un processo di un anno e mezzo. Of participation. Di partecipazione. But as soon as as you may know, winning a competition means nothing for politicians. Usually. Ma di solito, come ben sapete, vincere un concorso da un punto di vista politico non significa nulla. In this case, they were scared not only because we were like kind of young architects, but we also were coming from the south of Europe. Soprattutto le amministrazioni erano spaventate perché non solo per il progetto in se stesso, ma anche perché la loro provenienza è dal sud Europa. So we started a kind of negotiation in which we finally reached to an agreement in order to shorten all the process into 4 months.
E quindi dopo una negoziazione si è trovato un compromesso per fare restringere il processo all'interno solo di 4 mesi. And providing before something we call a preliminary project. E quindi poi consegnare qualcosa che possa essere considerato come un progetto preliminare. So it was like a step by step. We managed to convince them just going step by step. E quindi hanno cercato di convincerli soprattutto lavorando fase dopo fase. So this was the calendar for 1.5 years. Questo era il calendario spalmato su un anno e mezzo come originariamente. And all this process was transformed into this idea of Dream Hamar, that was the agreement we have with them. E quindi questo progetto convogliava verso Dream Hamar, quindi come sogni la città. So it was including, the agreement was including a preliminary design, a participation process, and also a final document summarizing everything into an urban design. E quindi il progetto è articolato in un progetto di partecipazione, in un progetto preliminare e nella redazione di documenti finali che poi possano convogliare verso il design effettivo della piazza. So we are going to see here, this is one of the interactive devices we provided for the participation process. It was a model that had inside a screen, LED screen, and in which we can test different designs from different schools. We created different agreement with different schools in Europe, so we could use this tool in order to start to test. E quindi questo è, diciamo, lo strumento che è stato utilizzato con uno schermo a LED con delle accordi con diverse scuole in Europa per poter sperimentare i design possibili di queste piazze. Yes, so it was a physical model, but also an interactive model in which we can, and also we did this video to show how it could be used. E quindi questo è sia un modello interattivo, ma anche un modello fisico in cui poter sperimentare le diverse interazioni. This is the real layout of the square, a parking place. Questo qui è l'aspetto reale del parco, del parcheggio. And this how it was in the early 20th century. Quindi it was the marketplace. E all'inizio del 1900 questo era in realtà un mercato. With a real citizen use. Utilizzato davvero dai cittadini. And this is the layout of that square in that moment. E questo è il layout della piazza in quel momento. In the 60s, like everywhere, this is what happened, like cars everywhere. E negli anni 60 chiaramente poi c'è stata la diffusione delle automobili, macchine ovunque. It became more a square for cars more than for people. Divenendo quindi più una piazza per automobili piuttosto che per persone. And this is the layout of the square at that time. E questo è il layout della piazza nel momento iniziale. And this is in 2010, still it is almost a parking place, but there is one day which is the national day in Norway. È un parcheggio di solito, ma nel giorno nazionale dell'Inghilterra. The 17th of May. Il 17 maggio è il giorno. It's a place for people because the traffic is cut and people can walk around. Quindi il 17 maggio, giorno nazionale, il traffico viene chiuso e solo per un giorno la piazza diventa un posto per le persone. Yes, with all the paraphernalia of flags because Norwegians are very nationalistic. Quindi, and parades. Quindi parate, bandiere ovunque, perché appunto il nazionalismo è un dato forte in Norvegia. Okay, and this, I mean, there is like kind of a long video, but I want to show you, like, I mean, this process of participation, we were trying to use the kaleidoscopic approach in order to show, and yes, and this is the moment, this is where we are trying to explain now our approach to with the preliminary design. E quindi questo è un modo per spiegare il nostro approccio al progetto preliminare.
in which we didn't want to, we wanted to make kind of define atmospheres that more than making a project. E quindi più che altro era un modo per definire l'atmosfera generale piuttosto che davvero progettare. Because we wanted to give that preliminary process and to put it inside the participation process. E quindi questo da utilizzare come una base da poi introdurre nel processo partecipativo. Okay. So this is was, let's say, the design of the whole process with all the different elements of the Dreamhammer process. I'm gonna go briefly explain each of these parts. This is a physical lab. Quindi questo è, diciamo, il progetto poi si completa, il processo si completa di diverse parti e lui ora ne spiegherà brevemente, cercherà di spiegarle tutte, e questa qui si chiama Physical Lab. Which is the pop-up office of Ecosistema Urbano in a historical building in front of the square. E quindi questa era la sede dello studio Ecosistema Urbano. For 4 months we moved half of the people of the office to Norway. Per 4 mesi parte dello studio si è spostato in questo studio che era di fronte alla piazza. Quindi yeah, those windows are facing the square. Queste finestre che vedete erano proprio affacciano sulla piazza. And this is the model, the physical model of the square with a screen inside. E questo è il modello fisico di cui si parlava prima, quel strumento interattivo ma anche fisico, in cui si vede il modello della piazza, ma allo stesso tempo con lo schermo LED è possibile tentare diverse configurazioni. So it was an old bike shop that we transformed into this physical lab. E quindi era un negozio prima, the che poi bikes, bike shop. Un negozio di borsa. No, bike, bicycle. Ah, bicycle. Okay, sorry. Yes, so we transformed it during the summer. The 4 months process was from September to December, and during the summer we transformed it into the office. E quindi da settembre a dicembre il 4 mesi di progetto. Sì, 2011. 2011. And it was we transformed it into a place in which we could have lectures, exhibitions, workshops. Quindi un posto in cui è possibile ospitare lezioni, conferenze, mostre. And it was everything done with the budget for the sculpture. E questo progetto è stato possibile sempre attingendo a quel budget riservato alla iniziale idea di fare una scultura per la piazza. So this was like the different layouts. Also this is the digital lab. Poi c'è anche, dopo il physical lab c'è il digital lab. Which was the platform we were using to promote workshops online, but also the app adapted to this place. E quindi praticamente questa invece è la parte online in cui si cercava di sia implementare l'applicazione, ma allo stesso tempo promuovere dei workshop online e quindi lavorare. But also it was, let's say, a transparency tool, because we every single week we had 1 hour of video streaming in order to explain everyone in what had happened in the last week and in which moment we were. E quindi questo era anche uno strumento per garantire la trasparenza del processo, perché ogni settimana c'era un video di un'ora in cui si raccoglievano e si faceva il punto della situazione e si mostrava quello che era avvenuto nella settimana precedente, quindi per dare sempre una trasparenza di quello che stava succedendo. And also some statistics of people like visits and well also in order to approach those who citizens who didn't really want to cross the boundary of the physical lab to work with us, we approached them outdoors. E quindi questo è stato anche, poi c'è stata questa invece azione che era per tutte quelle persone che non vogliono entrare poi nello spazio del physical lab ma vogliono mantenersi esterne, e quindi per lavorare anche con loro. We made these urban actions in order to confront them outdoors and in order to promote a reaction from them. E quindi questo era un modo per interagire con loro all'esterno e per capire quali erano le loro reazioni. So the different urban actions were called cream hammer, paint hammer, green hammer, light hammer, at hammer, play hammer, film hammer. Quindi le variazioni erano chiamate gioca hammer, film hammer. Yes, like this is green hammer, art hammer, paint hammer. We brought some artists from Madrid, graffiti artists, and in 1 weekend they completely transformed the perception of the square
E quindi loro poi hanno chiamato degli street artist da Madrid che in una settimana hanno totalmente trasformato. In due giorni, in un fine settimana, hanno trasformato totalmente la piazza. So it was the starting, the launching event in order to, let's say, promote a completely different approach to the urban square. Quindi questo è stato il primo la prima azione di lancio all'esterno per promuovere anche lì appunto le interazioni e le reazioni. So this is film Hamar, play Hamar. Quindi kids. Film, giochi. This is green, yes. Like for play Hamar we had this jumping trampolines. Quindi per la quando c'era il play c'erano appunto questi materassini per saltare. And light hammer and cream hammer that was a huge cream hammer was a huge dining room outdoors, so it was like a huge quindi una sala come una enorme sala da pranzo esterna in which it was the end of October in Norway we were supposed to be like around 0 degrees outdoors. E quindi questa è la fine di ottobre e all'esterno si, di solito ci sono 0 gradi fuori. But that day was sunny and it was amazing. Ma quel giorno c'era il sole e fu troppo bello. And when you have sun in Norway, there is a lot of people who doesn't go to work, they go outside. E quando c'è il sole in Norvegia la gente non va a lavorare per celebrare. So that was we had a sunny day. And we even brought a cow to the square. E quindi questo giorno di sole. This we are going to see more or less the process. It was this was part. The green hammer was made with students. It was a workshop with students from Bergen School of Architecture. Okay, quindi questo green hammer era appunto un workshop organizzato con la scuola di architettura con gli the studenti Bergen. Di yes. Bergen. Why do we have? Can you put down a little bit down? Why is that? No, it's like a sound. The sound is kind bassa. But why sound? Because the music is kind of beautiful, but we have this kind of sound. C'è questo disturbo. Yes. But it's not a level, it's kind of, well, okay. This is the place for workshop, like the physical lab. Quindi questo è il workshop del laboratorio fisico, physical lab. Well, I'm gonna try to go fast. That's the moment in which the cow was entering the square. Il momento in cui cow. La vacca. Sì. Una mucca entrava nella piazza. It was like trying to promote the connection with because it's a kind of agricultural. Quindi era un modo per promuovere un po' la naturalità, perché appunto questo è un paese a forte vocazione agricola. Ok, more or less. And another part is like on-site workshops and lectures, like we had like different thematic weeks about activity week, environment, technology, seasonal strategy, people week, bringing like different guests. E quindi questa è la parte in sito in cui ci sono state diversi workshop e lezioni con delle specifiche tematiche relative alla tecnologia, alle stagioni, alle funzioni.
always bringing people from outside, but also identifying local active people and making like a dialogue between both. Quindi c'erano sia persone che venivano chiamate dall'esterno, ma anche venivano individuate delle persone tra i locali, che persone attive, quindi in questo modo attivare un dialogo tra persone dall'esterno e le persone della comunità. This is our sociologist de cabecera, like our. E lui è il our sociologo. Partner sociologist. Okay, and also this was quite important, the academic network, because we established agreement with different schools, mainly architectural schools, but also landscape schools and technology schools in different parts of Europe, from Denmark, Spain, Italy, was Politecnica Milano, in Norway, the Norwegian School of Gardeners, Instituto Europeo di Disegno in Madrid. Yes. Quindi diciamo questo progetto è stato poi associato con delle partnership con delle altre università in tutta Europa e quindi c'è stato anche questo collegamento della rete accademica. And also it was like the local academic network was called the Cultural Rucksack, which is we had 1,200 students from high schools in the surroundings. E quindi poi c'è stata anche la parte con le scuole locali in cui c'erano 1200 studenti delle scuole del circondario. From 12 high schools. Da 12 scuole, diciamo scuole superiori. Yes, like making models and drawings and realizzando plastici, disegni, schizzi. And also it was the preliminary design that I already showed you. It was like this idea of promoting different atmospheres. E poi c'è la parte del disegno del progetto preliminare in cui appunto c'era l'idea di dare delle suggestioni sulle diverse atmosfere che possono essere presenti in questo spazio. And also, well, how it affected the local media, and it had a lot of attention from media. E quindi anche come i media poi hanno avuto attenzione rispetto al progetto. And also on the internet, how the search of this place was affected by this project. E quindi anche su internet, qual è stata poi l'influenza? If you type Hamar urbanism, the project appears. The first, or Norway network design, or public space, suddenly. E se provate project a scrivere su Google design norvegese o spazio pubblico norvegese, questo è uno dei primi progetti che risulta tra i. Or even in Norwegian. Anche norvegese. Yes. Like all the presence on the internet, the statistics, the like all in Twitter. Well, and also everything was after this participation process happened, we had to make like kind of a urban proposal. So all these ideas were brought into inputs that we collected from there and was a process later, a process of classifying them. Ok, quindi dopo tutto questo processo di raccolta di suggestioni c'era la necessità di arrivare poi a un design urbano e quindi si è cercato di convogliare tutti questi stimoli in due macro categorie. Well, it was all these stimuli were transformed into categories and then they were transformed into programs. E quindi dalle categorie poi si è arrivato alla definizione di due programmi. No, due programmi. It was programs? Different programs. Ah, more than two. Okay. Yes, because our job there was mainly shaping programs that people wanted to make. Okay, quindi diciamo poi si è arrivata alla definizione di diversi programmi a seconda di quello che le persone volevano all'interno della piazza. So the project should respond to all kind of we try to make something absolutely flexible, as much flexible as possible, in order to host all the programs they wanted to have there. E quindi diciamo la flessibilità è stata la cosa che si è cercata di perseguire, in modo tale da poter ospitare quante più funzioni e situazioni possibili. Yes, so the participation process was not asking for the colors or for the design of the benches or things like that, it was asking for participation. For
knowing what kind of programs they want to make there. Quindi il processo di partecipazione non è stato fatto per decidere i colori o la forma delle palline, è stato fatto per capire quelle che sono i programmi funzionali che le persone vogliono nella piazza. And then but also, and what was much more important than the physical aspect of the project, it was creating a community around the square. Quindi una delle funzioni primarie di questo progetto non era solo lo spazio fisico, ma la creazione di una comunità attorno alla piazza. Di una comunità attiva, no, attiva. Mm-hmm. In Italian? Okay. So, as a response of this process, so many like different people were activated, and after they started to organize this event by themselves. Quindi diciamo questo progetto poi ha portato all'attivazione delle persone che poi dopo il progetto hanno comunque deciso di dedicarsi e hanno organizzato degli eventi da soli, quindi senza più. So this all this was transformed into different features for the square. Quindi diverse figure per la configurazione. Enough flexible is like this, which is the social ring, the wooden shelter with all the activities, local mood, forest, and winter garden. So each of these designs were promoting all the activities they wanted to. So this final project was completely different to the project we did before, because the project we did before had no the knowledge of all the participation process. Quindi questo progetto poi finale è risultato diverso da quello iniziale, perché questo è più consapevole è più mirato rispetto a quelli che sono le esigenze della popolazione, e quindi ci sono diverse figure come questo anello sociale, una piccola una parte verde con degli alberi, un giardino invernale, per poter garantire appunto la possibilità di allocare quante più funzioni e utilizzi possibili. For example, we would have this, the social ring is like a water feature for the summer, but a skate ring for the winter. Quindi questo anello sociale era in estate una specie di piscina. For the summer, yes. In estate. E in inverno diventa un posto per fare skate. In but inverno. Also it's an auditorium outdoors. E quindi anche un auditorium all'esterno. And for example, we had never designed a skate ring there because they have in front of the square they have a huge lake which is frozen in the winter. E loro non avevano mai pensato di disegnare un posto per skater, perché comunque di fronte c'è questo grande lago che d'inverno si ghiaccia e che viene poi utilizzato so per pattinare. If we were only us designing, we have never done this. But we realized they wanted to have the urban experience of skating and being watched by others. Quindi anche se non era programmato, però cioè, in questo modo la gente ha dimostrato di voler avere uno spazio urbano e quindi poter avere un'esperienza urbana per pattinare e per poter essere guardati anche dalle altre persone, per avere appunto interazione anche da questo punto di vista. So all of these features were having so is like a big overlap of functions. Quindi c'era ognuno di questi oggetti aveva una grandissima sovrapposizione di diverse funzioni. So in this case this wooden shelter is like a place to make fire outdoors, but also is a marketplace, but also is a place to play for kids. Quindi questo riparo in legno era un posto, per esempio, per poter accendere dei fuochi, un posto per poter giocare, un mercato. Different layers. No, this was like kind of the digital layer of the square, and also part of the layer of remembering the participation process at the local mood forest. Quindi questo era un modo per ricordare sia la foresta locale, ma anche per portare all'interno quelle che erano tutti i desideri del processo di partecipazione. And this is a place in which you can is a place in which we were controlling the climatic comfort, and also is a place in which you can have the spring a little bit before the spring happens. This is something which they are obsessed with, which is the connection with the nature. E questo il giardino invernale è un posto dove c'è appunto un controllo climatico e in cui è possibile anticipare un po' la primavera, l'arrivo della primavera, perché i norvegesi chiaramente hanno bisogno di queste esperienze. Look, these small flowers are like they are waiting for the nature because the winter is so long, so strong that the nature is completely hidden.
Perché appunto l'inverno è così lungo che la natura è totalmente nascosta dall'inverno. And it's an obsession of people there. Okay, so that to finish 90 seconds video, this is a video we did for the last edition of the Venice Biennale in 2012, last year. Quindi questo è un video per presentato nell'ultima biennale 2012 a Biennale di Venezia. In which we try to explain this idea of thinking after acting. So we had to explain in 90 seconds video, because this is more or less the time that somebody who's attending an exhibition would pay attention to. E quindi questo è un video di 19 secondi, perché questo di solito è il tempo medio che la gente dedica in un'esibizione a guardare. 90. Ah, sorry. Minuto e mezzo. Ok, un minuto e mezzo, in cui si appunto viene esplicitato sempre questa idea del agire e poi raccogliere le riflessioni sulle reazioni della. So from this idea of the specific project of Dreamhammer, we created the Dream Your City methodology. E quindi dall'esempio norvegese loro poi hanno sviluppato una metodologia di approccio. So it's in English with subtitles. The sound, please. Wait. Can you up a little bit the sound? Up? Okay. Dream Your City sounds interesting, but what does it really mean? Dream Your City is an innovative way of transforming urban spaces by setting up conditions that stimulate the collaboration to generate new ideas and by connecting local citizens to professional and academic networks. Worldwide. Is this just another utopian dream? Has anyone tried it yet? Yes, we recently used Dream Your City in Norway, where we redesigned the main tools, the physical lab, the on-site meeting place used for various events, the open door policy. Can't believe me that the music is nice. La musica è carina. Well, it was okay. It was like a trial to explain all this, like Google does with a new function or new app. Quindi questo è stato il video per spiegare tutto il processo e la metodologia come se fosse nei termini che usa Google. Yes, like the kind of videos that Google. Gli stessi video che Google prepara per spiegare, no, applicazioni. Okay, that's it. So we are a bit over time, no? Like 50. Siamo un po' fuori tempo, però se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, dire qualcosa. Io fammi, no? Francesco, hai chiesto?